acceso, spento, acceso. Adesso è acceso. Fabonau! Cosa si è sentito di quello che abbiamo detto? Assolutamente nulla. Erano solo cazzate, non preoccupatevi. Abbiamo solo detto esperienza 20, no? Sì, punti esperienza 35, anche se vuoi. Abbiamo detto non fumble, fumble now. Abbiamo detto fumble then. È una puntata estremamente anni 80, quella che giochiamo stasera di fumble. E gli anni 80 vivono nel mio cuore, in quello di tutti noi, suppongo. In me soprattutto, non lo so. Soprattutto perché altrimenti saremmo morti. Questo è vero. E, Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Negli anni 80. Negli anni 80 che non sono... Soprattutto negli anni 80. Che non sono ancora. Negli anni 80 già c'era anche il richiamo di Cthulhu, se vi interessa. L'unico esatto. gioco famoso che non era ancora uscito era Cyberpunk, perché sarebbe uscito nell'88. Noi stiamo giocando nel 1987. Ma era uscito Tales of the Loop? Chi lo sa? Tales from the Loop è il gioco a cui giochiamo stasera e di cui vi parleremo tra poco, dopo che abbiamo detto che Fumble lo trovate su fumblegdr.it, su qwerty.it, e potete lasciare delle donazioni sia su fumblegdr che su qwerty.it. Dovreste, dateci i vostri soldi bastardi. Esatto. Potete diventare soci di Qwerty andando su qwerty.it/associati, e ci sono delle sorprese per quando Fumble tornerà dalle vacanze estive, per chi è socio di Qwerty o per chi ha fatto delle donazioni a Fumble. Grandissime sorprese. Grandissime sorprese. Il sito resterà probabilmente inaccessibile per qualche giorno ad agosto. Mm-hmm. E poi diventa un sito porno. Bellissimo. E così, no, non così ci saranno un sacco di sottoscrizioni. Grandissime sorprese. Sì, grandissime sorprese. E, non vi preoccupate, le puntate si ascoltano lo stesso su Facebook, su YouTube e in particolare su Spreaker, dove potete iscrivervi. Potete anche andare su iTunes e lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 Fumble now. A 5 cuori pieni di nostalgia per gli anni 80. A 5 trench di Rick Astley. Fumble esatto. now. Never gonna give you up, never gonna let you fumble. Esatto. A 5 palle di David Bowie di cristallo che girano esatto, durante l'Labyrinth. Anche. Tales from the Loop è il gioco a cui stiamo giocando, a cui giocheremo questa sera, ed è un gioco della Free League. O lo stiamo già giocando? No, non lo stiamo ancora giocando. No, chi lo dice? Io. Nella realtà? No. Che c'entra? Come fai ad avere la certezza? Noi stiamo giocando Tales of the Loop. Ci crediate o no, non abbiamo fumato niente. Niente. No, noi no, però beh, non so. Io parlavo di metal. Andare sul GDR, sul metal. Niente. Sul metal, guarda che ascolti metal, non metal. Ah, aspetta. Hai sbagliato. La meta è un'altra roba, esatto. Tales from the Loop. Però ti dovrebbe svegliare. Tales from the Loop è un gioco svedese. Infatti l'ambientazione principale è in Svezia, ma noi giocheremo negli Stati Uniti perché l'ambientazione c'è anche per gli Stati Uniti. Ed è un gioco ambientato negli anni 80 che non sono mai esistiti, perché a un certo punto degli scienziati hanno scoperto l'effetto magnetrin, in grado di far lievitare i mezzi di trasporto con il magnetismo terrestre. Esatto, ci sono stati gli anni 80 un po' diversi. Un po' diversi. Esatto, esatto. È fantastoria fondamentalmente. Esatto. Un po' steampunk, come e poi è nato lo steampunk. Sì, di base. Sapete che io non so come è nato lo steampunk? Io credo che fosse nato, cioè, diciamo di base, mm-hmm. appunto, è epoca vittoriana, dove la tecnologia si è evoluta verso il vapore. Sì, certo, di base. Qui è successo questa cosa con la magnetite. Esatto. Ma c'è un grosso ma, perché si giocano dei ragazzini che hanno tra i 10 e i 15 anni. Che figo! E la vita di questi ragazzini degli anni 80, tra i 10 e i 15 anni, è esattamente come la nostra vita negli anni 80. Quindi ci sono tutte ste cavolo di cose stranissime, tecnologiche, ma loro non le vedono neanche, perché... Ci sono le cose, ci sono i robot, ci sono le astronavi, ci sono i portali spazio-temporali per cui ogni tanto dei dinosauri escono... Però la vita è grigia e c'è la guerra fredda e ci sono le tartarughe ninja in televisione e fai sparat sulle frat. C'è il Commodore 64 nelle case dei ragazzini col Nintendo al massimo 8-bit. E il Walkman, suppongo. I Walkman ci sono, però non c'è il robot in casa che ti prepara la cena e mette a letto i bambini. No, però ci sono le navi che fanno le pattuglie, quelle volanti. La polizia tendenzialmente ha delle macchine normali. Cioè tutto quello che concerne la vita dei ragazzini è blando e grigio come la vita negli anni 80. Però normali. Si vedono. In lontananza, sì. Da qualche parte c'è qualcuno che si sta divertendo sulla nave spaziale. Non tutti.
Però ecco, è normale, come quando noi guardavamo quello sul trattore. Esatto. Esatto. Ecco. Ecco una cosa fantastica. A parte che l'impaginato è veramente molto bello, è un taglio davvero personale. Sì, sì. È un manuale, non è un manuale figo come vedi 200 manuali fighi, un manuale figo nel suo specifico modo, ed sì, è sì, anche un ottimo prodotto. Quello che mi piace è che in tutte queste scene ci sono i bambini che fanno i cazzi loro con la loro vita, e sullo sfondo, da qualche parte, qualcosa che è evidentemente alieno, ma è parte del contesto, si vede tanto che è parte del contesto. Eh sì, appunto, è come quando tu vedevi passare il trattore, che al massimo ti tiravi uno sguardo in più rispetto a una macchina normale, e lì ecco la nave che... con i mitra che passa e tu guardi, fai esatto, per chi vive in campagna è come quando una mietitrebbia prendeva una statale. Esatto, esatto. Tu vedi questa roba enorme in mezzo a una stradina, dici vabbè. Io sono cresciuto pensando solo che lì sono delle corazzate volanti. Esatto. Sono cresciuto pensando che nei campi ci fossero queste giganti mozzarelle. Mi sono reso conto dopo che erano delle balle di fieno. Io le vedevo e dicevo, sono evidentemente delle mozzarelle giganti. Evidentemente. Senti, passati 3 anni mi sono fatto un'altra idea. Allora, 2 parole molto veloci. Il sistema è estremamente semplice perché vuole ricreare anche una certa atmosfera più che un sistema di gioco multicomprensivo e iperrealistico. Vuole restituire un po' quel sapore dei film tipo Goonies degli anni 80, in cui i ragazzini sono gli eroi e gli succedono delle cose, ma per quanto male possano andare non muoiono. Al massimo succede qualcosa di brutto, i genitori si trasferiscono in un'altra città, per cui loro non fanno più parte del gruppo. Tipo Chuck viene catturato dalla banda fratelli. Esatto, però anche quando anche quando Chuck viene torturato, in realtà non gli tagliano le dita. Certo, esatto. C'è da ridere alla grande. Il sistema funziona in maniera molto player friendly, perché si tirano una valanga di dadi e basta che uno di questi dadi faccia 6 perché l'azione abbia successo. Tiri dei di 4. Tiri dei di 6. Tiri dei di 6 facendo una somma di attributo più abilità. Se almeno uno di questi dadi ha fatto 6, tu ce l'hai fatta. Ci sono poi le possibilità, se hai fatto più successi, di fare cose aggiuntive. Puoi ritirare i dadi usando la fortuna, puoi ritirare i dadi però ti metti nei guai, tutte classico, quelle cose lì. Esatto. Però diciamo che la meccanica di base ve l'ho già spiegata e le regole sono finite lì. Wow, 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 mi piace. Non ci sono le classi, ci sono gli archetipi, che sono gli archetipi dei film degli anni 80, in cui c'è il ragazzino strambo, il c'è... ninja. Cioè, American Ninja, il cyber soldato, il guerriero con spadone, Michael Dudikoff. Io vorrei salutare questo genio che tra le voci del Walkman si chiama Profiensis. Simone, che peraltro, a meno che non sia Simone, a meno che non sia Simone, in quel caso kudos lo stesso. Che peraltro, tolto dal nostro contesto, se lo leggessi in un, cosa ne so, in un libro di R.A. Salvatore, potrebbe anche essere il nome di un personaggio, Profiensis. Profiensis il saggio! No, però a giudicare dal messaggio non dovrebbe essere Simone. No, esami fisiologia no, a settembre. Difficile. Non si sa mai. Ha cambiato mestiere. Aiuto! Aiuto! L'altra cosa che darà fastidio a Roberto è che non c'è l'iniziativa, ma sono fatti vostri. Ma riuscirei comunque a essere l'ultimo, se ce ne fosse una. Esatto. No, la cosa è che da quel punto di vista funziona un po' tipo Dungeon World. Il master vi dice che cosa volete fare e voi decidete. E noi mandiamo vacche le campagne. E il master risponde, tirate... Come Dungeon World. Esatto, tirate solo voi, il master non tira, e... però è previsto il PvP. Ok. Beh, certo. Certo. Diti però. Certo, la scazzottata fra ragazzi. A differenza di Dungeon World, in cui non è previsto. Ma siamo riusciti a farlo anche su Dungeon World. Che sudata! Mi ricordo un drago! Che difficoltà! Io mi ricordo Simone che stava impazzendo perché gli stavo dicendo ma allora io potrei fare questo, esatto, e questo, e quindi ho vinto automaticamente. No, ma perché non si può fare? Ma non c'è più. È stata una serata molto divertente. Anche per me. Sì. Un po' meno per Simone. Il nostro film degli anni 80 si apre su un cancelletto di quelli. Siamo a Boulder, Colorado, quindi fa estremamente caldo perché è estate, ci sono 40 gradi. Riesco a medesimarmi molto facilmente. Esatto. L'ho fatta apposta. Ma perché sei un fantastico giocatore di ruolo. Sì, certo. A Boulder, Colorado, in lontananza esatto, ci sono le guardie di Tempest. No, in lontananza vedete le 3 torri del loop, che è una specie di acceleratore che fornisce corrente e energia a buona parte del Colorado e che
è dove anche viene sviluppato l'effetto Magnetrin per costruire le navi. L'ha spiegato a scuola, non stavo ascoltando. Un mio amico dice che ha tagliato la recensione e c'è entrato. Sì, dice che solo cazzare. E si apre su un corridoio scolastico in cui si sente sbattere una porta e dei passi di corsa che corrono, si vedono solo le scarpe perché il pavimento è ripreso dal basso, questi bei pavimenti. Il pavimento poi si muove e oscilla. Il linoleum, presente così. Esatto, tutto il linoleum, le pareti, il soffitto. È tutto il linoleum. No, il soffitto è amianto. È vero, scusa, è un po' amianto, è vero. Asbestos. E un adulto esce dalla porta, si inquadra un po' più in alto, è un uomo sulla cinquantina, un po' grassottello, vestito in camicia a maniche corte e la cravatta, ma si vede che ha caldo e vorrebbe sudare. È sudato! È sudatissimo, è pelato e sta urlando: Jackie, torna indietro! Non ho ancora finito con te! Col cazzo! Cosa fai? Io? Sì. Io scappo. Io ovviamente scappo. Anzi, saranno sicuramente i corridoi della scuola quelli fatti a T. Beh, chiaramente sì. Okay, file di armadietti come se non ci fosse un domani. Ok. Io cerco di perdermi fra i corridoi della scuola cercando di far perdere le mie tracce. Non ho nessuna voglia di avere a che fare. Questo è il preside. Questo è il preside, chiaramente. Ah, cazzo, no. Poi prendermi, mi becca, mi mette in punizione, mi farà paternale. Non lo ascolto, tanto peraltro è un drogato di merda, io lo so benissimo. Skinner. Quindi io, se posso, cerco di svicolare. Okay. E bigiare a scuola, via. Quindi lancio sneak più body. Sneak più body, sì. Fico. E qui lanci 8 dadi. Ba-boom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vediamo se faccio un 6. No! Ale, si comincia. Ti bastava un 6? Sì. Bastava un 6. Sì. Roberto, sì. Devi fare un 6. Quindi vuol dire che oggi a tutti va bene. Allora, facciamo che io prendo i dadi più piccoli, così poi li uso. E mentre scappi dei corridoi, sbatti contro al bidello. Ovviamente bidello scozzese. Cioè, certo. Willy. Willy. Pizzinito. Sbatti contro Jackie. Andiamo a prendere i gessetti. Credo che il preside ti stia chiamando e ti mette una mano sulla spalla e inizia un po' a finire. Una mano d'acciaio sulla spalla. Ti prende per il colletto e inizia a trascinarti. Raya, smettila! E si vede solo la porta del preside che si risbatte dietro di te e si sente la voce del preside che inizia a urlare: non è possibile! E si taglia su un'altra scena. Perché mentre la campanella suona, da una di queste stanze, da una delle classi della scuola, escono un sacco di ragazzini e poi per ultimo si fa strada un ragazzino Allen, vestito di nero con la maglietta dei Manowar. Allen, braccialetto di pelle, sì, più di uno. Walkman si sente da qua il volume che cammina e ignora chiunque ci sta intorno. Esce da scuola e va verso il negozio di dischi di suo zio, facendo il giro largo per evitare quelli che mi danno sempre fastidio, anche perché sono abbastanza grosso ma un po' pippa. Quindi vado verso il negozio di zio, dove sempre tranquillo, musica a palla, guardando dritto. Un po' moderna questa cosa, però quando entri nel negozio la musica del negozio è ancora più alta del tuo. No, poi c'è buona musica, quindi tolgo E tuo zio ti saluta: ciao Allen. Già finito scuola? Fortunatamente sì. Cos'è? Ah, non ti preoccupare, Megadeth è appena arrivato, poi ti passo il disco. Oh, fico. La cassetta. Ma come mai c'è così poca gente? È una mattina così. Quindi vuol dire che posso prendere la chitarra? Puoi prendere la chitarra, ma attento a non scordarla, mi raccomando. No, mi ricordo. Tranquillo. Fammi sentire qualche cosa che hai imparato. Hai le prove oggi pomeriggio, no? Sì, certo, le prove. Fammi sentire qualcosa. Un bel riff di chitarra, vai. Ok, prendo la chitarra, io non la so assolutamente suonare. Ma tutte le volte che mi dice vai là e suona la chitarra con gli spartiti così, io me li leggo per i fatti miei e poi mi ascolto musica.
Provo all'inizio un po' a... Poi lo guardo facendo finta che sto accordando. Sto le cose. Poi guardo fuori. Faccio... Ah, c'è Jackie! Zio, torno tra poco. Faccio la chitarra lì. E poi vado alle prove, quindi mi sa che passo più tardi. Riprendo il coso, mi rimetto le cuffie e esco dal negozio. Esci dal negozio e intanto la scena si taglia e passa a Lenny, mm-hmm. che è un ragazzino di 11 anni. E Lenny sta girovagando dentro allo sfasciacarrozza alla ricerca di robe, non si sa esattamente che cosa. Prende parecchi pezzi, li guarda, poi li ributta, alcuni li tiene. Esatto. Senza un particolare... Mi hanno detto che... Stai parlando con Rottweiler. Certo. Mi hanno detto che quelle tre torri in realtà possono essere sabotate. Perché servono a modificare il pensiero delle persone. Io lo so, mio fratello è soldato. Lui lavora per il governo. Grazie che mi hai fatto entrare. Poi domani ti porto il solito osso. Prendo una roba che sarà l'alternatore di una Chevrolet. Me lo metto nello zaino e vado. Era proprio quello che stavo cercando. Esatto. E... piccola cosa su Tales from the Loop: tutti i ragazzini, dato che le vite negli anni 80 sono tristi e grigie, hanno un problema. Qual è il vostro problema? Il mio problema, cioè il problema di Jackie, è che suo padre gli dice che non vale un cazzo e si attacca un po' tanto alla bottiglia. Il problema, il problema di Lenny è che suo fratello appunto è nell'esercito, non ha i genitori e vive in una casa famiglia di integralisti religiosi. Il tempio di Zorp. Mentre il problema di Allen, che è strettamente dipende strettamente dal fatto che i genitori stanno divorziando, è che ogni tanto rubacchia qua e là. Cleptomania, portami via. No, di solito lo fa apposta per proprio... fare dei danni. Capito. Principalmente adulti. Però non solo. Vabbè, così imparano a sottovalutarci. E quando esci dal negozio di tuo zio, vedi che Jackie in effetti sta arrivando davvero. Sorveggente. Ho di fianco Growl. E allora fa sempre più convinto ancora da fuori, faccio Jackie! Gli faccio un cenno. Sto fumando una sigaretta. Uso una cuffia sola. Di fianco c'è il mio cane, lo conosci? Allora, io sono... un tizio che evidentemente ha un pezzo di sangue irlandese, una zazzera rossa, un po' di lentiggini, denti storti, però sono abbastanza alto, dimostro i miei 15 anni in maniera abbastanza incazzata, mi vede sempre con qualche ematoma, però io faccio finta di niente, e c'ho sto cane che in realtà è un rognoso bastardo abbastanza brutto, probabilmente non vive con me in casa, è un mio amico. Mi ha seguito fino a casa. Io lo chiamo Growl perché sono convinto che sia un mastino infernale cattivissimo. La realtà è che, vabbè, Growl è abbastanza proiettivo, però saranno 25 kg di cane, cioè un calcio ben assestato. No, invece Allen è sui 13 anni, ma ne dimostra, tu che lo sai che c'ha 13 anni, ma ne dimostra 14-15, perché non è muscoloso, è parecchio sovrappeso, ma la... probabilmente quando ci avrà 20 anni diventerà alto 2 metri. Certo, un bel cristone. È uno di quelli che dice ok, adesso è ancora più basso degli altri, è più largo che alto, ma poi probabilmente rimane così, ma diventa tipo la montagna. Io ti dico che sai incassare. Io ti dico che sono uno che sa incassare. È tipo la montagna di Game of Thrones da adultissimo, sì, e certo. Allenato. Immaginatelo giovane e non allenato. Certo. Però la stazza è quella. È sempre curvo sulle spalle, un mezzo ti ascolta perché c'ha sempre un auricolare sopra, tranne quando finiscono le batterie. Chiaro. Però se le porta sempre appresso. Ma non gli farà male mica al cane fumargli di fianco? No, ma che male, l'hai presa questa? Ma... dove l'ho presa? Partizio in fondo alla strada, no? Dai, quello strano. Me l'hai pagate? No. Sì, mi ha fatto un favore, cioè lo pagate. Vabbè, che ti frega? Mi ha tirato no, scemo il prestito, che era palle! L'hanno detto tutti. Ha detto che si sentivano le urla fino in mensa. Che cazzo, non puoi dare fuoco a un banco che... si deve arrabbiare per forza. Se le lezioni fossero un attimino meno noiose, io non darei fuoco a un banco. Anche lui. Dai, fai di nuovo col bianchetto. Esatto.
sono contento. E là è... dov'è? Dov'è l'altro? Ma perché, dov'è l'altro? Perché non devi fare le bolle. Devi fare le righe, tipo sai il pentacolo, la scritta di Manowar che ho fatto sul banco mio. Le righe, a parte che tu sei bravo a disegnare, dovresti disegnare di più. Beh, il bianchetto non è... Vabbè, comunque dicevamo, perché in teoria dovevi avere le prove. Dicevamo... Sì, ma le puoi anche saltare le prove. No, non ho no, le prove, non sono neanche stato preso di là. Ah, ecco, mi sembrava. facciamo che andiamo a cercare Lenny e facciamo che cerchiamo di passare oltre questo pomeriggio perché io mi sto annoiando. Oh, sai che mi hanno detto che c'è un tizio a scuola? Che ha tipo, non ho capito se ha saltato o è entrato, ma è tipo entrata alle torri. Ma dai, sono cazzate. Oh, è la terza volta che lo dicono, però. Allora, stesso giro di persone. Allora c'entriamo anche noi. Boh, non lo so, sentiamo Lenny, che lui non c'aveva mica delle idee. Diceva che c'erano dei sabotaggi. Se ci sono entrati, ci entro anch'io. Io non ho paura di entrare alle torri. Secondo me, boh, potrebbe essere. Se andiamo lì e gli attacchiamo. Tipo, no, non so, poi ci pensiamo. Siamo stati qua, dobbiamo scegliere il nome del gruppo. Dobbiamo scegliere il nome del gruppo. In quel momento Growl parte per la strada. Growl, cazzo fai Growl? Vedi che c'è Lenny in fondo alla strada e Growl sta correndo verso Lenny. Mangialo! Io mi avvicino, mentre intanto gli sto dicendo che potremmo scriverci tipo Growl! Dio è qui, ma noi intendiamo un altro Dio. Che figata! Mi piace. Holy Diver. È uscita. Sì. Sì. Meno male. 1986. Ciao ragazzi. Oh, Lenny. Buongiorno. Buongiorno a voi. Finita a scuola? Sì, finito. Sono andato dallo sfascia carrozze e ho trovato il pezzo per sabotare le torri. Se noi riusciamo a collegare questo al master delle torri, noi riusciamo a spegnere. Lenny, a proposito di torri, c'è un tizio che ha detto a scuola, l'amico di Sara. Sì. Ha detto che un altro dei suoi amici ha detto che ha sentito, quelli più grandi, qualcuno è entrato nella recinzione, è entrato alle torri. Sì, però dopo è tornato che non si ricordava niente. Ho sentito anch'io. Ah, quindi sai chi è? Ho cancellato il cervello. Sì, ma tutte ste cazzate. Andiamo a vedere cosa è successo. Tutte ste cazzate. Philip. Io so dove abita Philip. Ci facevo, cioè, studiavo chitarra con lui. Vabbè, ma da Philip cosa ti racconta? Philip ti racconta quello che ti vuole raccontare, perché ha bisogno di attenzione, come tutti. Guardate, ragazzi, qualsiasi cosa basta non tornare a casa di quei pazzi, perché altrimenti cominciano le preghiere adesso e finiamo stanotte. Quelli che sempre pregano. Ma guardate, per mangiare si prega, per cagare si prega, cioè si prega sempre. Sì, ma cioè siamo nell'87 e ancora prega. Tu ancora non hai capito. Non hai capito un cazzo di come te li togli ritorno quelli. Tu devi cominciare a fare danni in casa. Tu cominci a fare. No, ma io li faccio i danni in casa. Poi loro sostanzialmente dicono che quello è un segnale di Dio e che devo dialogare di più. Non funziona l'autodistruzione, non funziona niente, non c'è niente di aggressivo li scalfisce, ci vuole qualcos'altro, cioè ci vorrebbe L'ho visto che mi guardano male. Esiste qualcosa che noi non facciamo ancora a scuola che può mettere in dubbio quella roba che loro affidano ciecamente a questa divinità? Cioè esiste una scienza che vada contro? Ma sono senti, ma se ci credono ci credono. Se ci credono non ci sarà spiegazione logica. Intanto ogni volta che passo quelli si fanno il segno della croce. Sì, l'altro giorno stavo pensando con la medita degli Slayer. Vabbè, lascia perdere, l'ho fatto tipo potresti mettergli. Se ti do metà del polpettone stasera passi due o tre volte, così mentre loro si fanno il segno della croce io prendo un po' di ossigeno. E Growl inizia a ringhiare un attimo. Tu ti giri e vedi tuo padre che ti prende per il coppino. Fa: testa di minchia, dove pensi di andare? Tu devi stare a casa, c'è la casa da pulire. Cazzo. Non sei veramente capace a fare niente e stai qua con questi due idioti. Io prendo Lenny e mi allontano con Lenny. E continui a chiacchierare davanti a sto negozio di merda. Adesso torna a casa che c'è il forno da pulire. Gli tiro un calcio sullo stinco. Io non ho paura di niente. Quante ne prendo? Di solito io mi allontanavo quando i genitori venivano a prendere. Io gli tiro un calcio sullo stinco. Vai. E cerco di scappare. Allora, force? Direi di sì. Ok. Non posso spostarlo con la forza, vero? Non è quella forza. Mi spiace. 1, 2, 3, aspetta, 2, 4, 6, 7, me ne serve un altro. Ah, drive? No, il drive non ti fa aggiungere niente. 1, 6, 2, 6. Allora, con 2, 6 puoi anche scegliere di dare un successo a un altro ragazzino, di umiliare o fare impressione o spaventare qualcuno, buttare per terra il tuo avversario, rubare qualcosa al tuo avversario. Beh, non è implicito nel dargli il calcio nello stinco l'umiliare. Sai cosa ti dico? Io gli do, come si dice, gli do un calcio sullo stinco, gli sfilo le chiavi della macchina dalla tasca
le getto nello stagno e gli dico: vattene a riprendere da solo, brutto stronzo. E inizio a scappare. Ok, inizia a scappare. E senti che lui: oh, porca puttana, torna indietro! Se torni a casa, sai quante te ne do! E io scappo e basta. E se non torni, te ne do il doppio! Una cosa importante, sì, è che i ragazzini di Tales from the Loop hanno un nascondiglio dove si trovano loro. Infatti stavo pensando, l'avremo il nostro cazzo di nascondiglio, il posto. E che dovete decidere voi che cos'è. Allora, no, qua bisogna pensarci un attimo però, perché è importantissimo. Allora, io vedo un po' di possibilità. Io vedo. Una parte potrebbe essere tipo la sala prove nel negozio di mio zio. Esatto, io pensavo la sala prove del gruppo. E quindi ho le chiavi. Tipo. Di cui no, cioè, il discorso è: non facciamo un gruppo. Esatto, io faccio le prove. Ma secondo me noi ci siamo conosciuti perché volevamo fare un gruppo. Nessuno sa suonare, chiaramente, perché abbiamo 15 anni. Ci siamo rotti il cazzo dopo 5 minuti e però, abbiamo preferito ascoltarla la musica. Esattamente, e siamo lì. Però la sala prove è rimasta lì. È rimasta, sì, quella. Perché io continuo a mio zio e continuo ad andare a fare le prove. Mirko consiglia anche di tenere in tasca una Bic per riavvolgere le cassette e risparmiare batterie. Bravo! Assolutamente importante. Noi c'è come... un sacco di batterie. Allora, come nascondiglio nostro, mm-hmm, pensavamo alla sala prove del gruppo in cui non abbiamo suonato mai. E ovviamente. Sì. E di cui abbiamo cambiato il nome 14 volte. Okay. Che è tipo sul retro del negozio di mio zio. Va bene. È il nome del gruppo. Perché ci siamo trovati. Sul retro del negozio di mio zio. Abbiamo zio, sì, è il nome del gruppo. Anche perché non abbiamo mai suonato, abbiamo suonato 5 minuti, ci siamo rotti le balle tutti perché pensavamo di essere già subito dei fenomeni. Io quando ho deciso di ascoltarla la musica. Io quando ho capito che non riuscivo a fare la doppia cassa quando avevo i pedali, soltanto perché ci riuscivo quando non li avevo sotto, mi sono depresso. No, ma secondo me ancora meno, secondo me tu hai preso le bacchette di in mano e non riuscivi a fare andare il piede quarti, diverso. Esatto. No, è troppo. Dai, allora. Vi trovate quindi al... Sì, sì, io già me l'ho portato. Io ogni tanto ci dormo lì. No, aspetta però, noi siamo arrivati prima. Ah, sì, le chiavi sono fuori, le abbiamo prese perché sono tipo in nascoste in un vaso. Lanci i sassetti sul... No, c'è il bus, il bussare d'ordine. Ah, è la vero, parola d'ordine. È vero. Che cos'è la parola d'ordine? Ah, è il potere! Non so, inventatela tu perché la devi battere sulla porta o dirla. No, intanto devi bussare e sì, poi... Dire la forza è con me. Noi ti diciamo qualcosa e poi tu dici la parola d'ordine. Ok, vediamo. Vediamo, eh. Allora, io faccio soltanto la bussata. Tu mi dici qualcosa e io ti rispondo. No, Lenny è più adatto per questo. Cazzo, io pensavo le frasi dei me tipo kill with power, aspetta, dai, dai. Aspetta che devo vedere, scusate, Sì, devo vedere, sì, qualche cosa di bello del 1980. Voi intanto... Oppure tu devi bussare e dire Take Me Down to the Paradise City. Paradise City, esatto. No, è Stairway to Heaven. Cioè, Other Stairway to Heaven. Play. Man working gay. Kill. No, Man War Gay. No, Man War Gay. Ok, è vero. Man War Kill. Ce ne sono, eh. The Other Man's Play. Man of War Kill. Non riesco a farlo. Man of War Kill. Man of War Kill. Man of War Kill. Man of War Kill. Apriamo. 1987, scusate, film Gli Intoccabili, Full Metal Jacket, Predator. Minchia. Quindi e le Tartarughe Ninja in televisione. Certo, esatto. Sei Michelangelo tu... che lancia la sei pizza contro Dio. La Oh, il gruppo dei ninja. Basta, ma sono già Boulder Colorado e quindi no, non c'è, no, questa sigla, sì, no, no. C'è quella originale. Beh, ma noi stiamo parlando, è tutto traslato in inglese. Io quando entro nella. Quando entro tengo il mento un po' in alto, mi vedete un po' orgoglioso, tipo, avete visto cosa gli ho fatto quello stronzo? Si impara a pigliarmi per i capelli. Sì. Non si deve permettere a nessuno di prendermi per il colletto. Devi stare attento, Jackie. Deve stare attento lui. Anche un po' tu, però. Anche un po' tu. Tanto se mi comporto bene, cosa succede? Che non mi piglia schiaffi? Così impara che, non mi che io mi piego, che io mi spezzo ma non mi piego. Secondo me devi giocartela meglio, però non sono affatti miei. Tanto io me ne vado da quella casa. Un po' presto. Sì, no, non è vero, io posso vivere da solo. Qua fa caldo. Potremmo andare via tutti. Ci facciamo una zattera e ci passiamo tutto il Colorado. Tanto già gli adulti se ne vanno, quindi... Siete vicini a un lago anche, Andiamo a Salt Lake.
per esempio. No, è pieno di mormoni lì. Non ti starebbero costi. Ancora? Non ti starebbero simpatici, probabilmente. Sì, in effetti se si può scegliere uno stato, diciamo, tipo la Russia. Oh, sai beh, che potremmo sì, il Nord Europa. No, 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 la Russia, sai che potremmo chiedere a quello che mi vende le sigarette in fondo alla strada? Se ci fa andare in Russia. Allora, quello io te lo dico, io l'ho sentito ubriaco una volta quello parla russo. Io ti assicuro che quello Nord Europa, parla Nord Europa. Russo. Una spia. C'è bella musica. E se fosse una spia? C'è bella. Nord Europa, sì, è vero. Ragazzi, ma se fosse una spia del KGB? Ma guarda che probabilmente è stato una... è arrivato qua pensando di fare la spia, poi magari si è rovinato. Io sono io ve lo dico, non si sente quando è ubriaco quello parla russo. Russo, un accento russo, qualcosa di simile. Poi sì, ma ci vogliono i documenti per prendere una nave. Beh, sì, noi siamo piccoli, non è che ci possono. Potremmo nasconderci, esatto. Infatti, ci nascondiamo nel. Usciamo di notte solo per mangiare. Sembra un po' complicato. Ma poi tutti sono gentili quei ragazzini, no? Non è che ci possono deportare. No, con te non ho mai visto una persona gentile. Sì, ma perché mi conosco. Quanto rimanete nel. Nel vostro nascondiglio? Fino a che non c'è il taglio della scena. Mi sa di sì. Quante ore passano? Tipo sera. Siamo tutti in ritardo. Sì, però io poi comincio a scazzarmi e vi dico che secondo me dobbiamo andare. Cioè, se qualcuno è riuscito a entrare tra le recensioni del loop, dovremmo farlo anche noi. Ma tu sei in punizione. Ma che punizione cosa? Io non posso uscire la sera. Se non puoi uscire la sera, basta che nessuno ti veda. Ma io ero in punizione. Già si stanno facendo. Io sono in punizione, cioè il preside penso che pensi ancora che sia in classe. Io sono in ritardo, dunque loro cenano alle 5 e mezza, quindi ormai sono in ritardo abissale. Ritardo di 2 ore, ritardo di 4 ore. Sì, tanto c'è una. Non me neanche si ricorda. Sono preghiere che si moltiplicano mano a mano che passano i minuti, quindi. Beh, io non ho quel problema perché tanto le volte manco si dimenticano che io sia lì, quindi non è un problema. Dai, comunque tu hai. Sentite, voi. Litigano, ma non sono. Così non quasi sono, vado a cercare un gatto, lo porto alla vedova finché il mano così mi fa dormire da lei. Sì, ma litigano per adesso, tutto quello che fanno. Meno litigano. Quando dici gatto, growl. Beh, ancora per poco. No, growl non è per te il gatto, poi un domani magari te li cacci da solo, però mi serve per la vedova. Beh, già la che vedova tardi. Finkelman adotta tutti i gatti randagi del circondario. Se io le porto un gatto randagio, lei si rabbonisce, mi fa la cena, mi fa anche dormire lì telefonando alle bestie di Dio e gli dice delle cose. Ti tiro una vecchia. Ti tiro una vecchia e ti faccio, ma brutto sfigato, tu per non andare con quelli che pregano strano vai con la pazza del quartiere. Ma non è normale, non te lo puoi trovare. È una pazza, è una signora gentile. Cioè. È l'unica persona che mi abbia mai trattato bene a parte te. Ti faccio una domanda, scusami. I gatti crescono il numero man mano che li riporti? Ti sei mai chiesto cosa ti dà da mangiare? No, rimangono lo stesso numero i gatti. Allora, scusa, ti sei veramente mai chiesto come gatto mai? Al ragù. Buono! No, ma non è vero, ma dai, non dite gatto no. E formaggio. Non è vero, io li conosco tutti i gatti che le ho portato. Gatto ci sono al tutti vapore. Lì, non abbiamo mai mangiato gatto. E poi lei non mi fa, di solito mi fa il pasticcio di patate, non c'è la carne. Sì. Patate. Pasticcio di patate. Pasticcio di gatto. Secondo me, se venite anche voi, ve ne ce n'è anche per voi. Gatti. Beh, però magari sono buoni, però. Però in realtà pasticcio di patate non mi andrebbe male. E di gatto. È un giorno e mezzo che non mangio. Io ho qualche cosa sui denti. Ci sono anche le spremute di gatto. No. C'è però il succo d'arancia. Hai quello buono un buono gatto. Nel gallone. Che schifo, i Billy. E tu. Oh, una cosa per chi non fosse mai stato in America, grazie di aver detto gallone. Tutto è un gallone. Certo. Tutto, lo sciroppo d'acero è un gallone. Il latte è un gallone. Il latte è un gallone. Qualsiasi cosa è un gallone. Il gatto è un gallone. Il gatto è un gallone. Uffa, basta. Dai, piatta. Però uscite dal nascondiglio. Sì. E in lontananza vedete le luci sopra le torri che lampeggiano per segnalare agli aerei di volare un po' più in alto. Io ho un'idea. Visto che tanto lui è già nei casini. Sì. Meno gliene frega niente. Tu non sei ancora tornato a casa, tanto ne vorresti anche prendere il doppio. Andiamo a vedere se c'è veramente il buco nella recinzione. Andiamo. Sì. Andiamo. Solo il buco però. Già che siamo lì applichiamo il dispositivo di sabotaggio. Vediamo com'è la situazione. Me lo fai rivedere. Io lo prendo. Sono due cavi che okay. Escono. Io lo prendo e dal mio tech, dall'alto del mio tech 1 lo guardo. Come se fossi scettico e poi faccio. Ma che figata della Madonna! Cioè, ma sta roba cazzo è alta tecnologia? Com'è? L'hai costruita tu? No, era dallo sfascia corrozze.
Te lo ridò. Andiamo a sabotare il loop. Probabilmente viene da un motore magnetrin. Sicuramente. In grado di annullare il campo magnetico terrestre. Andiamo a sabotare il loop. Sai che casino facciamo? Andiamo a vedere prima. Vabbè, andiamo a vedere se era così. Uscito. Mentre andiamo, io canticchio Crazy Train. Minchia! Mamma mia, io canto George Michael perché invece sono su George Michael. Girls just wanna have fun. Cindy Loper, certo. E invece no, io sono della scuola degli Europe. Insomma. Vi avviate verso le torri. Non mi ricordo, siamo live su Facebook. Ma scusa, è quella roba che è venuta fuori. Cioè, io ho sentito che si alzava il volume. Era Spreaker. Ah, Spreaker. Lui fa partire della roba, certo. Poi cose esattamente non è detto. Come Pablo Escobar fa partire della roba. Ok. Vi avviate verso le torri di raffreddamento e a un certo punto vedete che effettivamente c'è una recinzione in cui è stato fatto un buco abbastanza grosso da far passare una persona senza nemmeno troppo sforzo. Filippo l'ha fatto veramente. Veramente l'ha fatto una recinzione. Io passo. E tu in lontananza mentre entrate. In lontananza, Lenny vede uno dei genitori della casa famiglia che sta passeggiando all'interno, andando verso le torri di raffreddamento. Ehi, ma quello... Quello lì... Edward. Edward, uno dei due... Quello che sputa per terra quando mi vede. Sì, quello che fa gli scongiuri quando ti vede, sì. Credo che il nero non c'entra niente, quelli sono i gatti. Però vabbè. Poi ha perso due denti, mi ricordo. Che cazzo ci fa qui? Non lo so, ma... Quando è a casa a pregare? Sì, dovrebbe essere a casa a pregare. Magari è venuto a cercare te. Potrebbe essere venuto a cercarmi, ma... E perché qua? Secondo me... detto che siamo qua? È in combutta. Tu glielo puoi andare a chiedere. Con i padroni della... Tanto anche se dice che sei stato qua a tuo padre, che te frega? Me frega, sì, certo. Sì, vado io. Beh, bravo. Io se permettete mi nascondo, però. Sì, sì, perché io non sì, voglio... Perché evita, se mi prende... Tu evita. Io faccio il palo a lui che si nasconde. Bravo. Andiamo. Allora, fai un tiro di sneak. Sneak. Io invece mi siedo, tiro fuori il taccuino dove disegno quei loghi e le cose e faccio... Beh, sneak più... non so che cos'hai... Due di body e uno di sneak. Sei. Bomba. Vi nascondete tu e Allen. Sì, io mi metto più in vista, che faccio finta di star disegnare. Comunque ci sono dei cespuglietti di quelli proprio da quasi deserto roccioso dietro a cui nascondersi. Mentre lui avanza verso Edward. E avanzando vedi che Edward non è da solo. Ci sono una ventina di altre persone. Ustia minchia. Che sono... Ma che ora saranno? Le 8:30, 9. Sta iniziando a fare buio adesso perché è estate in Colorado. A voglia. Il sole tramonta tardi. E ci sono appunto una ventina di persone che stanno, alcune stanno sedute, alcune stanno parlando tra di loro, un paio stanno guardando in lontananza le torri. Ti sembra che siano tutti molto tranquilli. Beh. E anche Edward sta andando e vedi che c'è anche sua moglie che è lì e stanno chiacchierando amabilmente. Io faccio, cioè come si dice, prendo un sassolino da terra, lo faccio vedere a Grau, faccio vai e lo lancio verso la, come si dice, verso le persone. Quando Grau parte faccio finta di seguirlo. No, Grau, vieni qua, bello, qua, vedi, scusate. Non tattica, non vorrei... palla in spiaggia alle tipe. esatto. E Edward si mette in mezzo e ti ferma abbastanza gentilmente, ti fa: che cosa ci fai qui? Tu sei uno degli amici di Lenny, no? Sì, ciao. Non dovreste stare qui, non è un posto adatto dai bambini. Lenny è con te? No, stavo passeggiando col cane. Cos'è che state facendo lì? Non dovresti tornare a casa, tuo padre ti starà cercando sicuramente. Beh, forse anche Lenny mi starà cercando, se siete tutti qua. Magari giusto, allora dovresti farmi un enorme favore. Dovresti tornare a casa e preparare la cena a Lenny, perché purtroppo noi abbiamo da fare, siamo impegnati, quindi dovresti tornare indietro e preparare la cena e fare compagnia a Lenny finché non torniamo. Io lo faccio se in cambio mi dite qualcosa di quello che state facendo qui. Quello che stiamo facendo qua non è una cosa per bambini, quindi non ti dovrebbe interessare. Quindi lo vado a chiedere al preside cosa stavate facendo qui? Sì, vai a chiederlo al preside.
credo che sia casa sua da quella parte e ti indica verso la città. D'accordo. Crawl. Torna indietro, ti raggiunge. Vado indietro, cioè torno indietro con nonchalance, facendo finta di niente. Appena giro il cespuglio. Sono io seduto che sto disegnando in vista abbastanza. Oh, sta succedendo una cosa stranissima. Cosa succede? Faccio arrivare nel cespuglio. Quei pazzi dei tuoi stanno facendo qualcosa. Mi sono avvicinato, mi hanno detto: ah, cosa stai facendo qui? Stiamo facendo delle cose per adulti. Devi andare a cucinare per Lenny. Mangiate, perché noi non torniamo a casa. Io non so cosa sto facendo quei pazzi, ma stiamo chiamando. Un gruppo di preghiera qua davanti al loop e mi cacciano via. Se era un gruppo di preghiera, mi dicevano di chiamarlo Lenny. Altro che non torno a casa. Cosa stanno facendo questi qua? Io lo sapevo che era un complotto. Ma di cosa? Si stanno suicidando come quella setta? Come quella setta sua, Soul Drake? Ma quello è un vantaggio. Cioè, io voglio vedere se si avvelenano tutti. È una figata. È vero. Dai, dici, ecco, quello è possibile. Dici che si stanno avvelenando le torri. No, dai. Io non lo so. Ma queste cose succedono solamente nei miei film. No, queste cose. Scusa, quando sono venuti mai qua loro? Tu lo sai? Ma però tu lo sai che tutti i film in realtà corrispondono a qualcosa di vero realmente accaduto che ci vogliono invece fare passare per fantasia. Sì. Io l'ho sentito in televisione. Che quindi... Quindi è vero? Sì. Per forza, certo. L'unico non vero è quello su quel mafioso a Chicago che hanno catturato. Quello è fantasia invece. Annuisco. Io metto una mano sulla spalla facendo... Tu hai alta mind, sì. Sì. Tanto alta. Non lo so, cosa vogliamo fare? Vogliamo seguirli? Io voglio sapere cosa sta facendo. Io col cazzo che me ne vado qua. Questi stanno voi, se vogliono fare un sacrificio umano? Ma chi? Ma che ne so? Beh, io spero uno dei due che stanno a casa mia. Edward è quello che mi dà fastidio. Sì, preferisci lui. Perché come sputa per terra. Ma sporca. E se sono parte del complotto che c'è attorno al loop? Ma c'è sicuramente un complotto intorno al loop. Io l'ho sentito. Voi cosa credete che sia successo? Io mi prendo in disparte e li ascolto. Se gli hanno cancellato la memoria. Sai cosa vi dico? Prendiamo. Andiamo dall'altra parte della cancellata tramite il buco. Passiamo dall'altra parte in modo che non ci vedano. Non so neanche se è possibile. Io prendo l'alternatore della Chevrolet, lo alzo, vedi, i cavi vibrano e intanto muovo la mano. Vuol dire che è attirato dal loop. Dobbiamo seguirlo. Come fanno i rabomanti, come si chiamano quelli che cercano? Rabdomanti. Irla. Senti, allora, il piano è questo. Mi guardo un attimo attorno. Allora, per guardarti attorno fai una prova di investigare. Bene, più. Sì, anche io mi voglio guardare. Più anch'io lo faccio. Ah, vabbè, almeno anch'io mi voglio guardare. Tutti. Attorno. Allora, o lo fate ciascuno per sé, oppure aiutate quello più bravo, gli date ciascuno un dado in più. Allora, una cosa. Io ho 8. Anch'io. Ok. No, 7, scusate. 8. Vedete voi se volete fare cose separate. Proviamo. Se tu non vuoi dare una mano a uno di loro. Adesso ognuno sta cercando per trovare. Esatto, io voglio semplicemente guardare attorno e vedere se c'è una via migliore per fare sneak. Wow, neanche un 6 su 8 dadi. 6! Ma non dovrebbe essere 1 su 6. 6. Quanti ne hai fatti? Perché più ne hai più puoi spendere. La madonna. Allora, spero forte investigare. Con investigare, adesso ti dico quello che stavi vedendo, ma mi puoi fare delle domande. Ok. Per ogni punto in più che spendi mi puoi fare due di queste domande. Che cosa c'è di nascosto e dov'è? Figo. Che cosa significa? Che cos'è successo qua? Come faccio a oltrepassare qualcosa? E come faccio a percepire qualcosa? Cioè, che minacce percepisco qua intorno? Ah, okay. Ok. Quindi mi puoi fare praticamente tutte le domande. Allora, sì, te le faccio. Quindi, allora, innanzitutto cosa sta succedendo? Allora, quello che sta succedendo è che ti sembra che queste persone si siano riunite tutte intorno a un punto preciso. Ok. Dove vedi che c'è per terra una specie di scatolotta di metallo che sarà grossa come la lattina che tiene un tacchino. Ok. È abbastanza grossa ma non gigantesca. Ok. Come faccio ad avvicinarmi? Quindi come faccio ad andare oltre? Allora, a dove sono adesso? Superare gli adulti ti sembra che sia molto difficile perché vedi che pur sembrando in pace e tranquilli
si sono messi come a difesa di quella scatoletta che c'è dentro. Ok. Quindi se cercate di passare con la forza è praticamente impossibile, perché sono molti più di voi e sono tutti adulti. Cercare di superarli nascondendovi è quasi altrettanto difficile, perché ti sembra che si siano disposti quasi perfettamente a cerchio intorno. Ok. Quindi non c'è un modo evidente di sorpassarli. Prima hai detto la lattina che tiene? Un tacchino. Sarà alta così, e cioè sarà alta un 40-50 centimetri e larga quasi altrettanto. E l'altra domanda che era... cosa nascondono? Cosa c'è di nascosto? Quali minacce ci sono? Che cosa c'è di nascosto? Che cosa c'è di nascosto? Quindi cerco di vorrei capire meglio che diamine è sta scatoletta. Cioè, che allora, cosa posso capire io di quella scatoletta? Dalla scatoletta vedi che escono dei cavi e che i cavi entrano nel terreno dopo un po' e vanno nella direzione delle torri. Cavi! Sappi che quando fai azioni usando queste informazioni hai un più un dado. Esatto. Fino a un massimo di più 3. Ok. Io invece col mio cos'è che hai trovato? Unico 6 sto tutto cercando in giro come si dice, la possibilità di casini cioè a scopo di diversivo. Un cespuglio che può prendere fuoco, un allarme che posso far suonare. Se fossi in una, cioè, se fossi cosa ne so, una stanza della scuola, ti direi il sistema antincendio che posso far scattare. Ok? Quindi qualcosa che potrebbe in effetti distrarre una parte, almeno una parte di queste persone per un tipo ragionevole di tempo. Probabilmente se tu ti buttassi cercando di superarli con la forza e poi iniziassi a scappare, ti seguirebbero. Non ti sembra che ci siano delle cose ambientali che ti possano dare una mano? Non c'è niente di nelle immediate vicinanze, anche i cespugli sono abbastanza lontani. Ok, ok, ok. Ok. Cosa fate quindi? Io non so niente, quindi riguardo perché vedo che stanno lavorando. Allora. Sicuramente stanno guardando qualcosa lì, sono lì in cerchio attorno a qualcosa. Ci sono dei cavi che vanno alle torri. Ma sono fuori. Cosa vuol dire i cavi che vanno alle torri? Da quella scatola che stanno proteggendo in cerchio, che c'è lì in mezzo, partono dei cavi che finiscono alle torri. Guardo meglio. Ma scusa, ma sono fuori dal cancello? Cosa? Loro sono fuori dall'inferriata. No, siete già dentro. Siamo tutti dentro. No, i tizi. Sono tutti dentro. E da dove sono entrati? Dal buco da cui siete entrati anche voi. Ah, io pensavo fossero ancora fuori. No. Allora. Non si può entrare qui. Ormai siamo dentro. Ma non noi, loro. Sì, però non è che se noi glielo andiamo a dire adesso cambiano le cose. Possiamo da dietro un angolo urlare. Cosa ci fate là? Polizia! Guardie di sicurezza! Senti, se chiamassimo davvero la polizia? Ma no, ma che cazzo? Noi ci nascondiamo, per loro è difficile. Ma una telefonata anonima per spaventarli, così magari se ne vanno, invece avviciniamo la scatoletta, attacchiamo il dispositivo e sabotiamo tutto. Sì, sarebbe comodo avere qualcosa per fare una telefonata mentre ti muovi, ma non esiste. Andiamo al primo telefono pubblico. Che sarà lontano. Vabbè, sì, non ce ne sono, perché siete proprio in mezzo, cioè... Il loop è stato costruito un pochino fuori dalla città. Vediamo dove iniziare a entrare di più. Però prima di andare in quella direzione diciamo: polizia, chi c'è là? E poi ce ne andiamo. Ma così li allerti tu. Almeno si perdono un po' di tempo. E se poi ci vengono a cercare? Vengono a cercare la polizia. No, non vengono a cercare la polizia, però lui l'hanno visto. Potrebbero pensare che sia ancora nei paraggi. Poi tu la sai fare. Tu c'hai la voce grossa. Vero, potresti fare. Sì, però posso provarci. Tu così. Che cantagli death metal. Esatto. Cantagli qualcosa di scioccante. Così si spaventano, cominciano a sputare per terra, piegano, chiudono gli occhi e noi passiamo. O altrimenti. Non penso o altrimenti io chiedo a Growl di ucciderli. Ma sì. Sono un po' tanti. No, stavo pensando che magari potrebbe fare un po' di casino sulla scatoletta in qualche modo. Magari gli dico... Ma ce la fai a tirare il sasso fino alla scatoletta? No, lei cash. Cioè lui riporta. Ah, riporta quello che lancia, è deficiente. Dico perché quella lattina è più grossa del tuo cane. Ma sentiamo... Il mio cane è fortissimo.
Ma facciamo così, è un'idea, chi se ne frega di quello che stanno facendo? Nel senso di, noi entriamo dentro, noi andiamo a investigare le torri, se qualcuno ci becca gli diciamo, ah, siamo venuti a avvertire che ci sono delle persone fuori che stanno facendo qualcosa. Sei un genio, cazzo, sei un genio. E poi possiamo andare a vedere, quei cavi vanno da qualche parte, magari riescono. Sì, assolutamente. Allora, andiamo, dai. E poi noi gli diciamo, in caso se becchiamo una guardia abbiamo la scusa, ah, siamo venuti, ci sono delle persone che stanno facendo cose strane, e a noi piacciono tanto le torri. Seguite me. Io Sneak. Seguite me. Hai fatto due successi. Sì. Puoi dare anche un successo a qualcun altro. Io ho tre. Dopo aspetta, che ha tirato, esatto. Molto bene. Ce l'ho. Un successo. E allora puoi usare lo sneak per altre cose. Quanti se hai zero, uno in più. È zero. Non aggiunge, non c'è un minimo un dato. Beh, se non sì. Ho punti. Beh, ma le incroci con le quattro, quattro, ok. E dicevamo sneaks, so. Sì, gli snack, si dà di snacks, molto buono. Sì, non fa cagare, senti che non sei capace a tirare. Quando no, hai tirato, veramente tirato appena un 6 comunque. Ma lì non vale. No, ma i dadoni quando sono tanti non vanno bene. Non rendono. Ho preso i dadini. Ah, puoi trovare qualcosa di inaspettato. Perfetto. Io andando avanti voglio trovare. Allora, puoi anche dirmi che non c'è, però. Se ci sono dei punti in cui i cavi che partivano dal congegno emergono di nuovo da terra, in modo che li possiamo ci voglio inciampare, ci voglio finire in mezzo. Ok. Come parlo bene stasera? Ci voglio finire in mezzo, i cavi. Li seguite e vedi che effettivamente i cavi vanno abbastanza a filo del terreno. Gente, ragazzi, guardate qua. Sono quelli cavi. Ti sembra che qualcuno abbia cercato di nasconderli senza riuscirci particolarmente bene? Li strappiamo? No, seguiamoli, andiamo a vedere dove li hanno collegati. I cavi. Poi ho capito, i cavi. I cavi, Lenny, i cavi. Seguite i cavi. Seguiamo sti cavi. Che si addentrano un pochino in quella che i locali chiamano foresta, ma che sono quattro alberi in croce. Certo. Perché siete pur sempre nel Colorado e non in montagna. Colorado, là dove come si dice, là dove giravano tutti gli western. Visto, esatto. Sono sette cavi come le sette chiavi. You're the keeper of the seven cables. Keeper of the seven cables. Dovremmo fare una cover. Quanti sono i cavi? Sono delle sassonare. Due, tre cavi. Due, ok. Vabbè, ma tutti sono partiti da qualche parte adesso. E li seguite fino a una specie di radura in questa sottospecie di foresta. I cavi escono di nuovo dal terreno e si attaccano a una sfera abbastanza arrugginita, larga un paio di metri di diametro, e di fianco mi sembra che ci sia una botola, anche quella qualcuno ha cercato di nasconderla con delle foglie, ma non molto bene. Magari è così che pregano, okay, quella palla è Dio. Questo è tuo, c'è un complotto. Questo è lavoro tuo, tu ci dici adesso cos'è sta roba, perché tu ne sai. Se fosse Dio, io provo a... Fai una prova di investigare. A pensare a tutte le mie più tech magari. Ne intanto una prova di investigare. Lascia fare. Dai, io no. La Madonna. Innanzitutto ti accorgi che ci sono delle impronte intorno alla botola, di qualche cosa che pattuglia. E adesso ti sembra, cioè, sono più tracce che seguono esattamente lo stesso percorso. E ti sembra che siano abbastanza pesanti. Oltre che abbastanza pesanti. Ma tracce tipo binario di ruota? No, tracce di piedi. Tipo il gigante di ferro. E la sfera e la botola, sì. Vedi che i cavi poi escono di nuovo dalla sfera e entrano nella botola, e senti che la sfera sta un po' emettendo una specie di vibrazione. Ragazzi, la sfera sta facendo qualcosa, è in movimento. Sentite, cosa? Ma sentite, hai visto queste tracce qui? Cos'è? Sì, ho visto le tracce. E mentre dici avete visto le tracce, vedi che un piede esce dalla foresta. Oh cazzo. È oh, un cazzo. Piede metallico grosso come quello di una persona. Abbiamo mai visto qualcosa di così grosso. La sfera rispetto al piedone dove sta?
qualche metro di distanza. Ok. E il piede ovviamente è attaccato a una gamba. E dall'ombra della foresta esce un robot vestito con un cappotto, un cappello in testa, un po' come si faceva con gli spaventapasseri. Oh oh. E il robot vi guarda, scansiona un attimo la zona, vedete proprio gli occhi che si illuminano e delle specie di laser che vi colpiscono senza farvi assolutamente nulla. Posso partire a fare qualcosa? E vi dice: dovete andarvene da qui, ora. Cosa fate? Ci sono, diciamo, delle persone. Io mi lancio nella botola. Io corro, prendo la botola, provo a spalancarla mentre... Anzi, scusa, anche delle persone. Io vedendo l'espressione attonita di Lenny, lo prendo per la collottola e mi lancio nella botola. Io sono completamente paralizzato con tutta forza. Nel frattempo gli dico: ragazzi, ci sono una ventina di persone all'ingresso, stanno smanecciando con roba del... Mi hanno già cancellato la memoria. Chi è il primo di voi che agisce, quindi? Io apro la botola. Ok, fai una prova di move. Move? Move, è un'abilità. Perché move? Perché sì. Cos'è move? Move. È un'abilità. Move. Ma cosa Bust move. Muovimi. Sì. Ah. Bust move. Non è forza. È grande, la botola. Non stai ancora alzando la botola. Ma no, è da dai una prova di move. Iniziativa. Ma perché? Non è perché mi di estremi, Roberto? Infatti, o il dado da 20 cazzo. O sono quelli come un granello di sabbia. Io. Perché vedi? Neanche ma neanche un 6. Gli do più fiducia. No, no, voglio questi. Ah, vabbè. Per adesso. Quando metti le mani sulla botola, voi vedete che il robot alza un braccio e due spuntoncini con una scarica elettrica tra di loro, attaccati a dei cavi, colpiscono Allen alla schiena e hai la condizione ferito. Cazzo! Allen! Vi ho detto che sì. Vi ho detto che dovete andarvene da qui, non costringetemi a farvi altro male. Ah, è illegale. Nessuno mi dice cosa devo fare. Allora, voglio, cioè nel senso, se riesco a calciare via, cioè nel senso a staccare il taser da Allen, tanto meglio. Ma in realtà quello che voglio fare è aprire la botola. Mentre grido: Lenny, cazzo, entra in questa cazzo di botola! Fai una prova di forza. Evviva! Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Che è il numero standard di dadi che lanci tu. No, è che finora mi sono soltanto intrufolato. Esatto. Io ho body 5 e sneak, forse move 3. Basta, non so fare nient'altro. Vai, tira. Deu. 6 oh. E 6. No, non so se no, questo è uno. Il fatto che il simbolo della Route 66 sia sull'1 non mi funzionerà mai. Però ho fatto un 6, che dovrebbe bastare. Sì. Inizia a sollevare la botola. io per staccarlo. No, no, ho fatto già la mia azione, basta. Entrate, cazzo, entrate! Ma io non ho ancora fatto la mia. Vai. Davvero? Sta ancora sparando o no. Scarichi o adesso no, è fermo? No, per ora è fermo. Non ho capito. Quanto è... Tu hai fatto un tiro? Non ho fatto niente. Ho fatto un move, ma era per vedere se agivo prima del tizio. Ah, è vero! E poi era per vedere se evitava la scarica. Sì, sì. In causa. Come sono i fili? Sono tipo quelli... Sono fili del taser. Provo velocemente a prenderli e a tirare con tutta la mia forza. Vai, fai una prova di forza. Che cazzima. Non ci avrei pensato, io se li staccati punto e basta. Sono grosso. Bisogna tirare. Fizzico. In più con i dadini sembra ancora più grosso. Esatto. Esatto. E la madonna. Uno. Uno. E da qui sembrano tutti sei perché sono piccolissimi. Vi do un'ultima chance. Qui il successo l'hanno fatto. Sì, ma uno su 8 dadi. Sai com'è. Il tuo scopo era tirare per staccargli i cavi o per tirarlo per terra? Tirare. Quello che è meglio per la narrazione. Dimmi tu che cosa volevi fare. Io volevo tirarlo. Okay. Non sto cercando di tirarli verso il basso o torcerli per strapparli. Io sto tirando. Poi se si staccano dall'altra parte o riesco a spingerlo giù, non lo so. Ok. I cavi si staccano. E mi lancio nella botola. E il robot guarda Lenny
che è l'unico ancora a metà strada, perché te lo stai tirando dietro. Certo, però non è che si è mosso. È il vostro ultimo avvertimento. Non costringetemi a uccidervi. Andatevene per il vostro benessere. Oh mio Dio. Io mi lancio nella botola. Vivo o morto, tu te ne andrai da qui. No, Robocop è già uscito. È appena uscito, credo. Qualche nerd che l'ha programmato. Io mi commuovo leggendo che Profiensis ci dice: sono uno studente di medicina di 22 anni che ha cominciato a giocare a GDR grazie a voi. Dedicarvi il nickname era il minimo. Oh, patatone. Benvenuto nella droga. Esatto. La droga, costa non molto quella meno degli anestesisti, che funziona bene, peraltro. Funziona meglio Fumble. Costa meglio. Molto meno. Costa anche molto meno. Costa io niente. Io volo. Tu voli? Io faccio un'azione di prepotenza, cioè mi lancio a capofitto verso la botola e cerco di tirare giù tutti quelli che vengono con me. E io stavo appena scendendo, quindi mi salti addosso. Quindi tutti dentro la botola. Tutti dentro la botola. E sentite che il robot sta correndo verso la botola. Io, se riesco a rimanere attaccato alla botola, la vorrei chiudere. Io calcio su uno stinco. No, la vorrei chiudere con il peso del mio... No! No, cazzo, no! Aspetta, aspetta, aspetta! Una cosa importantissima, io tipo chiudo la botola sopra di me, poi ci penso, la apro, Crawl, vieni, 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 vieni! Fai una prova di move. Ok, è 8. Io lo aiuto, dicendo, Crawl, muoviti, 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 strillo anch'io per il cane. Ma devi usare un dadino piccolo. Sì. Non si vede. 5, 3, 6. Allora, in due strilliamo. Con 3, 6, io ti direi che... Growl riesce a riesce a scendere. Mm-hmm. E passando, dato che passa in mezzo alle gambe del robot, non è abbastanza pesante da sbilanciarlo, però cosa ne so, lo fa svicolare un attimino, pure il robot per un attimo guarda lui come se fosse una minaccia, e ora che ha alzato lo sguardo ci siamo chiusi sotto. Io esatto. Mi tolgo i cosi e me li metto da parte. Beh, potrebbero essere sempre utili. Tutto da parte, sempre. Fai vedere, ti alzo la maglietta. Sono io. Ah, cazzo, ho fatto male quello. PAM! Sulla botola. Ah! Oh mio Dio! Metto via i cosi. Corriamo, seguiamo i cavi! E sentite che la botola... Ho perso 5 anni di vita. È giusto. La botola con un... Da dentro c'era la maniglia per da girare per chiuderla. E sentite che il robot sta facendo forza in modo da scardinare la botola. Vedete che si sta un po' alla volta. Ci sono 20 intrusi all'ingresso. Noi siamo solo in 3. Via, scappiamo, cazzo. Dove siamo? Guarda le tue priorità mentre scendo di sotto. Dove siamo? Seguiamo i cavi. Nei tunnel di raffreddamento delle torri. Seguiamo i cavi. Ok, seguiamo i cavi. Annullare, annullare. Fate una prova di... Io investigare. Tutti? Ah, guarda il mio pane. Sì. Questa è la vostra ultima chance. Non voglia dare... Un successo a qualcun altro. Questa è la vostra ultima chance, Dadini. Growl, cerca. A caso. Non lancio uno, due successi. Sì. Sì. Tre. Allora, due. Scusate. Lui fa Growl, cerca. Growl è il tuo strumento iconico. Ok. Quindi ti è un dado in più. Beh, due. Più due. Più due, sì, perché... Ma quindi io posso mettermi la musica mentre cerco? Sì, ma non ti aiuta a cercare. Fallito. Sì, no? Non ti rilassa. Fallito male. Io ho un successo, Roberto 2. Io 2. Growl cerca e mi, cioè, io fallisco, quindi cosa succede? Lui va e gli dico bravo, 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 e torna con un osso. Cosa che mi dovrebbe preoccupare, esatto. ragazzi. Allora, voi vedete che... Non posso spendere quello in più. Facendo più domande. Ok. È una prova di investigare. E le domande erano, domande. Scusatemi. Che cosa c'è di nascosto? Quali minacce ci sono? Minacce una. Beh, le minacce, senti, sicuramente il robot che tra poco sradicherà la botola e vi correrà dietro. E in più senti che nei corridoi più avanti ci sono altre voci. Ci sono delle voci di là. E con l'altra domanda invece voglio sapere se, vedere se c'è un modo per fermare, per chiudere tutta la botola, una cosa d'emergenza o un modo per allentare l'avanzata della porta alle spalle. L'unico modo che ti viene in mente è spaccare una delle tubature in modo da creare quella nebbiolina fastidiosa sacco di film, così non sa da che parte siete andati e non è in grado di seguire. Lo faccio sicuramente subito. Lenny, dammi la mano. Prova di Tinker. Spingiamo.
Allora, Tinker più tech. Più tre, un dado suo. Tre dadi più un dado di Roberto. No, 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 no. Fatto. Nel fatto 6-1-1-1. Quello che serviva. Facendo un po' di forza spacchi la tubatura in un punto giusto, è la tubatura giusta e il tunnel inizia a riempirsi di... Via, 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 via. Di vapore giusto in tempo. Grandi! Da sentire la botola che viene sradicata e lanciata di sotto nella, nello shaft della, della botola. Magari dopo tutto questo casino i miei la smettono di litigare e pensano... Sbam! Cade per terra la botola. Davanti. Dovete andarvene da qui, sentite la voce che sta urlando nei corridoi. E noi ci perdiamo. E voi vi allontanate in un corridoio prendendo un corridoio. Più lontano possibile dalle voci. Seguite per un po' il corridoio finché non sentite più il robot dietro che vi cerca. E vedete che i cavi proseguono, attaccati al soffitto. Sempre quelli lì? Sì. Ci sono altri cavi, ma vi sembra che siano stati attaccati quando è stato costruito il posto. Questi sono stati attaccati dopo con dei chiodi. Allora, io mentre siamo in giro cerco qualcosa di abbastanza piccolo e abbastanza strano da infilarmi in tasca, perché io vorrò raccontare questa storia per farmi figo, ma se non porto dietro qualcosa non mi crederà nessuno. Beh, ho le due cicatrici io più gli aghi del paese. Ha ragione, perché se ci prendono ci cancelleranno la memoria, però se nascondiamo ma qualcosa... Ma queste non le cancellano. Ma quelle guariscono. Se noi ci portiamo invece qualcosa dietro, poi magari ci ricorderemo di quello che abbiamo fatto. Ma dove la nascondi? Beh, io ho il mio zaino, dove c'è dentro anche il dispositivo. Ma quello ce lo prenderanno, no, se ci prendono. Iniziamo tanto a seguire. Io provo a avvicinarmi con le orecchie ai cavi. Fanno il ronzio... Ovviamente di... Da cavo elettrico normale. Okay. E vi allontanate per un po' nei corridoi fino a che vi sembra di non sentire più il robot dietro, però sentite le voci ancora abbastanza vicine. Riusciamo a iniziare a capire quante o più cosa dicono? Mi sembra che siano due persone e non capite assolutamente che cosa dicono, perché non stanno parlando in inglese. Ah, hanno un accento simile a quello dell'uomo in fondo alla strada. Da russo l'abbiamo visto nei film. Avete visto le spie russe in un sacco di film sulla Guerra Fredda, sì. Sembra simile. Assolutamente sì. Ah. Lo sapevo che erano i russi, lo sapevo. Un complotto! Quello... Magari stanno guardando un film. No, ragazzi, certo. Magari i russi scappano dalla Russia. Dico, al cinema in America. Mio zio. No, al cinema, magari hanno una televisione. Mio zio è stato in prigione, mi ha detto che nelle prigioni russe ti fanno la perquisizione anale. Se ti trovano. Sì, ma vuol dire anale? Ma magari una televisione. È già uscito, mamma, ho perso l'aereo. No, alle 90 penso. Mi sa 90 per l'aereo, non credo onestamente. È uscito Labyrinth sicuramente. Quello sì. Se ricordo. Guardate Labyrinth, bevete tutte le volte che vedete il pacco di David Bowie e... Una 90 tondo, mamma, verso l'aereo. Ah, ok, quindi no. Però potrebbe essere comunque una televisione, dai, magari stanno guardando un film, non ci possono essere dei russi nelle torri del loop. Dai, adesso. Su, dai, no? No? Dai. E non può, dai. Io ti guardo con gli occhi da dico, non saprei. Dai, no, dai. E magari c'aveva ragione lui, che è un complotto. Dei comunisti. È un complotto. Lo sapevo io. Ma ci stiamo, dobbiamo raccogliere le prove. Dobbiamo portare la polizia. Philip, ma quello era un robot americano. Philip, gli hanno fatto una puntura con un siero strano e poi non si è ricordato più niente. Occhio alla puntura velenosa, diceva Elio. Chi è Elio? No, è un amico, italiano, persona strana, monocidio. Allora, allora cosa facciamo? Allora, dobbiamo allontanarci da qua perché prima o poi ci trova il... Sì, dobbiamo scappare. Dobbiamo trovare il pannello di controllo delle misure, dei sistemi di sicurezza. L'ho visto in un film, no cazzo, anche quello degli anni 90. Ho troppi pochi anni, porca merda. No. Anche quello è anni 90. Sì, esatto. Io non so niente di questa roba tech. Dobbiamo sabotare la torre, così le misure di sicurezza. Sì, dobbiamo mettere il sistema di sabotaggio nella torre. Sì, però prima dobbiamo preparare delle trappole per il robot. Ma cosa stavano facendo i tuoi genitori? I tuoi cosi, i tuoi pareri? Non sono i miei genitori. Sì, no, sì, esatto, i tuoi invasati. Non lo so, non mi interessa, ma magari se ci lasciano le penne tanto meglio. Però il problema fondamentale è che io
dobbiamo preparare delle trappole per il robot. Delle trappole? Era sì. troppo grosso. Ma ha sradicato un ma qualcosa per fermarlo, tipo un buco, qualcosa che lui si incastra così non ci segue più. Ma non vedi, il pavimento è tutto di... Mi guardo sotto. Linoleum! Come facciamo a scavarlo? Di raffreddamento. È ovvio. Come facciamo? Io ho visto, mi ricordo, un film in cui sostanzialmente chiudevano delle valvole. Aumentava una cosa che si chiamava... presone, e poi scoppiava tutto. Ma ci siamo la pressione. La pressione, bravo! Ma ci siamo dentro noi. Canalizzatore. Ma noi scappiamo, cioè prima chiudiamo, poi scappiamo, poi salta tutto in aria, abbiamo sabotato, io non rischio il mio dispositivo di sabotaggio. Ma secondo non possiamo far saltare le torri del loop. Perché? Certo. Perché poi si finisce in galera. Ma noi siamo bambini, ma ci mette in galera? Non solo, tuo padre lavora... al loop. Ci padre è uno stronzo. Ci sono le spie russe. Non possiamo lasciarlo così. Prima verifichiamo se sono spie russe o è un film d'accordo, che hanno lasciato aperto. D'accordo, controllo io. Allora, è possibile andare in direzione delle voci e magari cacciare lo sguardo fuori? Sì, fai una prova di sneaks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sneakers. 8. Prendi uno sneakers. Aspetta, però, io non posso fare una prova di capire cosa stanno dicendo perché io comprehend. Magari qualche frase. Ma fuori a tutti qualche frase nel volo. Ho messo un punto apposta con mind, quindi 5. Danco, nato stanco. Tipo, oh, sei riuscito a fare il tredicesimo guerriero. Esatto. Ma vabbè, cazzo. So che non è una prova valida. Ma è la mia bandiera. Lo ammetto. Non può diventare letteratura. Attenzione, un 6. Qualche parola spizzica e boccone. Non capisci tantissimo, ti sembra che stiano però parlando di aumentare la potenza. Io, visto che questo qua l'ho imparato solamente guardando qualche dizionario mentre guardavo qualche film, perché non c'erano ancora i sottotitoli quando parlavano in russo e dovevi interpretarlo, ma io volevo sapere. Può essere un film? O sembrano più due persone che ti parlano? Ti sembra più due persone che parlano e che stanno... Ma anche perché parlano da un bel po' di tempo solo due persone, sì, in un film è difficile. È che... uno mi sembra aver detto, l'avevo visto quel film che diceva tipo aumentiamo la potenza. Voglio far esplodere. Voglio far esplodere. Vogliono cancellare la memoria a tutta la città. Aspetta. Vogliono aumentare la potenza e non mi sembra un film, perché li ho visti più o meno tutti. Non solo, non c'era musica di sottofondo. Un 6 sneaker, quindi non dovrebbero vedere. Io caccio giusto e non c'è neanche il rumore di sbattere sul televisore. No, esatto. Dai, infatti, caccio giusto fuori le teste. E voglio vedere, questi qua sono militari, sono persone normali, sono operai. Ti sembra che siano vestiti in maniera civile? Cioè, ok, sì, da civili. E uno è il tuo vicino di casa che ti vende le sigarette, l'altro non l'hai mai visto. Torno giù dalla botola. No, non è una botola, è un corridoio. Ah, è proprio un corridoio? Sì, sì. Tipo dai vent sei uscito. Che cos'è? Sono due persone, vero? Queste cose stanno aumentando la potenza. Stavano davanti a una specie di pannello con leve, manopole, indicatori di... Allora. Pressione, potenza. Allora, manometri, altimetri, nanometri, nanimetri, pulsanti. E poi c'era un pannello grandissimo e poi... Ragazzi, prendo per il bavero, cioè per la maglietta Lenny, comincio a sbattere, poi c'era il tizio in fondo alla strada, che mi vende le sigarette. Cosa ci fa un tabaccaio qua? Ma non è... Gli avevo detto che era la spia russa. Cazzo. Si camuffano da persone comuni per infiltrarsi. È chiaramente una spia. È una spia russa. Dobbiamo fermarli. Dobbiamo salvare il nostro paese. Dobbiamo chiamare la polizia. Vai tu, torni tu indietro dal robot. Tutti insieme. No. Beh, scusa, non ho capito. L'idea è tua e dobbiamo morire. Troviamo un allarme e lo facciamo scattare. Ecco, questa è una bella idea. Bello, così ci individuano. Grazie. No. Noi schiacciamo. E ci nascondiamo. Così prendono sia i tizi fuori che questi qua dentro che stanno facendo. E così possiamo scoprire se è un complotto. Perché se arrivano le guardie qua sotto, li guardano e fanno: ah, salve dottor Baryshnikov, continui pure col suo lavoro. E se ne vanno, sono tutti dentro la cosa. Io ci sto. Ma poi E io metto la mano davanti. Aumentare
I cavi. Lenny, fa caldo. Ah, ah sì. Quindi facciamo saltare l'allarme. Sì, vai. Manowar. Dicevi i cavi? Non è che i cavi erano collegati. Cioè, nel senso, i cavi poi noi abbiamo perso di vista i cavi completamente. Porca merda. Ma chi se ne frega dei cavi? Ma magari vogliono creare un raggio strano da quella cosa grossa come un tacchino. Magari vogliono invertire la gravità di Boulder City e farla volare verso l'alto. Esatto! Una città volante! No, soffro di vertigini. Pericolo costante. Io di maldario. Tu che sei bravo alle scuole, non riesci ad andare tipo dall'altra parte, a tirarli da quella parte e noi arriviamo e proviamo a cercare un allarme? Certo. Con chi credi di star parlando? Tutti uno. Io lo seguo all'imboccatura del tunnel senza sporgermi. Scatta il drive dà dei bonus? No. Il drive no, non ti dà dei bonus, ma il pride sì, eventualmente. No, allora niente. Perché il drive è, io non ho paura di niente, però il pride è un'altra cosa. Beh, ma il pride bene o male è... Ma io, visto che sto andando lì avanti per fargli un po' da supporto, invece le relationship ti danno bonus? Le relationship no. Ok, allora mi tengo dietro. Volevo usare la relationship di uno, due, tre. Buono. Comunque, se vi interessa, il vostro orgoglio può essere usato per due cose. Principalmente può essere usato per ritirare, per avere un successo automatico in un, esatto, in un tiro. Ah, ok. Ah, quindi prendi quello che usi una volta, però hai avuto successo. E lo potete usare sia nel caso voi abbiate fallito, sia nel caso, sia nel caso ci siate riusciti, per avere più successi e fare più cose con quella. Ma quante volte puoi usarlo? Una volta a sessione. E vedi che c'è la. C'è. Ah, ok. Cosa da cercare. Ok. Io. Allora, con uno. Non c'è acqua nella bottiglia, però. Dammi, vado. Allora, con l'acqua è preziosa. Meno male. Witness me! La temperatura è quella. Meno male, siamo lì. Tra l'altro mi rende, come si dice, stavo riflettendo su il film che ha fatto schifo a Simone. Il film che ha fatto schifo a Simone. Stavo pensando, il fatto che proprio ce ne sia così poca, e il fatto che abbiano la cazzimma di buttarla giù a minchia di cane, cioè nel senso... Ma hai visto che bella la fotomontaggio, che si vede lui così con di fianco la Raggi? Con le cose dell'acqua? Ciao a tutti quelli che ci salutano e ci guardano da Roma. E guardo anche la, come si dice, la recensione di Ortolani, che si dice che ha detto: Immortan Joe, una persona che si è arrabbiata dopo che gli hanno rubato tutte le modelle con cui faceva sesso. Un poco lo capisco. Sì. Allora oh, ti ringrazio un poco, lo capisco anch'io. Allora, con il primo successo, evito di farmi vedere. Cosa posso fare con i successi di Sneak? Puoi dare un successo a qualcun altro. Di Sneak che ti sto seguendo. Puoi trovare qualche cosa di inaspettato. Tipo il pulsante dell'allarme. Beh, ce ne hai tre, puoi fare tutte e due. Eh? Esatto. Io con uno voglio trovare un, così, appunto, la leva rossa con scritto alert. E con l'altro, se loro vogliono. Intanto. Io li seguo, perché stavo lì al bordo. Allora aspetta. No, l'altro lo uso a me per fare sneak. Ah, per vedere. Ma magari poi hai più successi. Sì, ma devo fare sneak. Sì. Beh, però almeno uno. Ma se lo fai anche tu, lui non ha un successo in più per fare altro. Okay. Io mi acquatto e guardo indietro che non arrivi il robot. Uno. Perfetto. Come vogliamo usare quest'altro successo? Perché potrebbe essere. Io in realtà l'ho dato a te perché non sapevo quanto avresti fatto. Quindi tu hai due successi invece che uno. Io. Il secondo. È sempre in address inerente comunque allo sneak, no? Sì, o trovi qualcosa o lo dai a lui, trovi qualcosa. No, riesco. Volti e c'è lui che ti sta mantenendo la maglietta. Poi. Ah, sì, e si aggiunge dall'altra parte. Sì. Va bene. Aspetta, aspettate. Perché io sono un grosso, sì. E quindi sono venuto dietro. Io mi volto verso dove eravate per bullarmi. Mi volto. Che cazzo ci fate qua? Se tu ti beccano, ti do supporto. Io mi guardo i piedi come dire cazzo, e c'è anche il cane. Non sono molto felice. Sei il tuo cane, non il cane di un ninja. Io sono un ninja. Sì, certo. Sì, io sono Raffaele. Non sei giapponese. Sono i giapponesi possono essere ninja. No, anche le tattarughe sono ninja. E sono giapponesi? No.
sono sì. americane, sono state, sono tartarughe di, dove erano? Chicago? No, dove erano le tartarughe ninja? New York. Sono tartarughe di New York. Sì, ma sono state disegnate dai giapponesi. Forse. Vabbè, questo, questo potrebbe essere una... Tu, Renny, questo è un allarme, questo è un... Cos'è? Guardo. Sì, è un bel pulsantone con scritto non premere se non in caso di emergenza. Grazie per aver premuto l'autodistruzione. Cosa andate? Si autodistruggerà. Buona giornata. Fra 10, 9, 3, scherzavo, 7, 6. Schiaccio. È sicuramente lui. Cazzo. Tengo fermi vedendo che fanno i due tizi. E sentite che stanno prendendo qualche cosa dal tavolo che era davanti a loro. Fanno un rumore metallico tipo clac clac. Io l'ho già sentito. Scappiamo. Un sacco di film. Sì. E... no, ma anche da mio zio. E da poi... tuo padre. Sì, beh, siamo in Colorado. Penso che qualche M16 giri. Allora. Dobbiamo trovare un telefono. E uno di loro, vedete che si sta allontanando dalla stanza. Lo vedete passare in fondo al corridoio. No, tra un anno. Può essere una versione alternativa? Sì, sono gli anni 80 che non sono mai... Troppo di cristallo esce tra un anno. Lo so, è ninja. 1988. 88. Muori duro. Muori duro, muori veloce. Cioè, dire, sembra tipo trappola di cristallo. È il trailer che ho visto in un film che esce l'anno prossimo. Mi hai fatto venire in mente un'idea. Vuoi buttare giù uno, di areazione. Vuoi buttarne giù uno dalla finestra di un palazzo? Siamo sottoterra. No, potremmo prendere un fucile mitragliatore. Se li hanno loro, saranno da qualche parte. Non possiamo uccidere la gente, noi siamo i buoni. Anche McLean è il buono e ha ucciso un sacco di gente. Eh beh, sì. Sembra un'argomentazione valida. Infatti io l'ho accettata. In realtà sì. Alla fine tutta la città è ostaggio se vogliono cambiargli la memoria o quello che vogliono fare. Graul, vai! Gli lancio un bastoncino. Ah, ma così? Ma... io voglio... io voglio... no, no, non lo so. L'altro è armato, l'altro è stato a fare la guardia. Adesso mi ammazza il cane. Io voglio... possibile. Chi lo sa. Io voglio far usare il cane come diversivo. Ok, la mia sicumera adolescenziale non mi ha fatto ragionare per davvero, andare dove ho sentito che prendevano i fucili e prenderne uno. È uscito Terminator però. Ok. Arnold Schwarzenegger. In comando, lui li uccide tutti. Stanno nella bambina. Sì, ma gli rapiscono la bambina. E qui, ragazzi, un complotto contro il paese, contro tutte le famiglie. Cancellano la memoria tutti. Kill them with power. Dai, dobbiamo dai. Dobbiamo trovare una cabina del giardiniere. E poi così abbiamo le lame rotanti da lanciare. Tu intanto lanci... è uscito il tagliaerbe, purtroppo. Sì. Tu intanto lanci il esatto. sassolino. Sì. Urlando. Vai! Eh? E dopo pochissimo. Senti. Care! Cosa vuol dire quello che ha detto? Chi lo sa? Forse lui. Io in realtà sono partito verso... Attenzione, due successi. Cazzo. Cazzo, posso fare un'altra domanda? Sì. In teoria, no, sulla lingua. Sì, no, voglio sapere... se il cane è vivo. In realtà non so se su comprende, puoi fare altre domande, non credo. Magari il cane non è vivo. Cioè, magari il cane non è morto. Beh no, ma se con comprenda, ma se lo faccio capire a voi cosa ha detto, credo. Ti potrei dire che l'accento russo di quello che ha parlato non è un accento russo nativo, è qualcuno che ha imparato il russo. Ok. Beh, prima vedo cosa succede al cane, poi in caso... loro si saranno voltati verso il cane per sparargli. Io gli sgarrerò. E puoi scegliere sì. se usare il tuo punto fortuna. Sì, sì. E il cane è sopravvissuto. Sì. Oppure il cane non è sopravvissuto. Il cane è sopravvissuto. Punto. E ha funzionato come diversivo.
questo non c'è e più. E sta correndo in un altro tunnel cunicolo. Perfetto. Io, sperando che loro decidano che il cane è un problema e quantomeno in questo preciso momento siano distratti. Voglio sgattaiolargli dietro. Prendo tu sperando e loro sparando. Vai, tira questo sneak. Attenzione, era uscito Nausicaa. Mm-hmm. Magari non negli Stati Uniti. Scusa, è infatti. Cane Growl. Però è uscito Shining. Anche più di così. Cane Growl. Però colpisce ancora. 1, 2, 3. Allora, un anno Akira. Uno dei due non è più nella stanza, vedi che c'è solo il tuo amico. Ok. E che di fianco al tunnel da cui stai arrivando c'è un tavolino con su un paio di pistole. Lui ha un fucile in mano, però ci sono delle pistole. Ok. Allora, ti sembrano delle pistole strane e anche il suo fucile ti sembra strano. Il rumore che ha fatto il fucile quando ha sparato al cane in effetti non era il classico ratatatatatatata. Certo. Era più... No, neanche. Era, esatto, un po' più sommesso del... Allora, pallottole dum dum. Non sono quelle. Allora, erano le tale tre, non ero ancora uscito. No, proprio gli say hello to my little friend. È vero. Allora, uno, cioè col primo successo, vabbè, mi è riuscita la cosa, non mi hanno visto. Col secondo... La pistola è carica, cioè la pistola è armata, non ha la sicura. Col terzo successo di sneak, allora incappo in qualcosa. Sto pensando. La pistola. Cosa? Tutte e due di Python. Ah sì. Ok, sono. Cioè il tavolino, il tavolo, l'appoggio su cui erano le varie armi, la cassa, ok? È alta abbastanza da farmi da copertura, ok? E io, arrivato lì, mentre lui è ancora voltato, come nei migliori film, punto, e prendo il letto. E vedi anche nello schermo, però, in quel momento, perché ci sono degli schermi con delle telecamere che puntano sull'esterno. Tutti i migliori film del mondo. E vedi che gli adulti che ci sono fuori, alcuni stanno scopando come animali in mezzo alla strada, altri si stanno menando brutalmente, sono praticamente, hanno i vestiti strappati. Cos'è? E la manopola che è in altissimo. È abbastanza alta, non ancora al massimo però. Beh, allora io intanto gli sparo a questo qua. Gli così, spari? Certo, così poi quando cade senza nessun sangue, come in tutti i film per ragazzi, posso fare wow! Non sarebbe la prima volta che in un film da ragazzi si spara, il cattivo muore e a nessuno frega un cazzo. E non c'è neanche una macchia di sangue. No, ma stai scherzando, un sacco di film della Disney. Dai. Guarda che i film della Disney sono brutali. Ah, pensa a La Bella e la Bestia. La Bella e la che Bestia. Che viene schiacciato da un. No, sì, ok. Pirati dei Caraibi, ne muoiono a bizzeffe, non c'è sangue mai. Ma ce ne sono. Che... Sì, ma dico degli anni '80. Vabbè, a parte Commando, chiaramente. Cioè, nel senso, no, sto pensando di film per ragazzi. Commando non c'era sangue, saltavano. Sì, ma non qualche, era per... qualche scena cruenta. No, sto pensando di ragazzi. Non era tipo. Vabbè, scusa, Indiana Jones. Indiana Jones, il ragazzino ne fa fuori, non mi ricordo sì, quanti. Nel primo ne muoiono. Sì, quell'altro cioè, che arriva con la spada. I ragazzini uccidono gente. Beh, Indiana Jones. Beh, Shorty sì. Shorty ne fa fuori un il po'. Il tizio con la frusta nella miniera di sotto lo uccide Shorty. Sì, sì. Schiacciandolo con con il trenino della miniera in maniera terribile, brutale. Sì, è vero. Sempre un po' sulla difensiva, però ok. Sì, sì, sì sempre sulla difensiva, ma... Ma io non so come funziona quest'arma, questo è bello, io sto sperimentando. Ecco, infatti fai una bella prova di... Ma se ho visto lui caricare, carico anch'io poi. Ok. Beh, non è che ha caricato. Si è era lì armata. Nascosto e sta sparando alle spalle del tipo. Non è uscito. Ok. E fai una prova di era sul tavolo. Tinker. Bene. Allora io uso un dado perché ho tech 1, però uso un altro dado perché ti ho detto che la cosa che la pistola era, cioè nel senso i fattori che sono intervenuti nella prova precedente intervengono. Sì. Quindi uno ho la pistola ed era carica? Sì.
Oddio. Gli oggetti contano come uno quando li usate, a prescindere da... Se sono iconici, due. Se sono oggetti, uno. Gesù! Bene. Cazzo! Puoi usare il tuo pride e avere un successo automatico. All'urlo di... Kawabanga! Ovviamente! Eh beh. Gli spari e ti rendi conto in quel momento che la pistola doveva funzionare per forza perché è attaccata con un cavo a quei cavi attaccati al soffitto. E sparandogliela addosso, vedi che qualche cosa nell'espressione del tuo vicino di casa cambia, lascia cadere l'arma e si prende i vestiti e inizia a strapparseli di dosso. Inizia un po' a sbavare anche, purtroppo. Ti sembra che lo stia facendo regredire a uno stadio più animalesco. Io guardo loro con un'espressione tipo cazzo. E vedi che sta venendo verso di voi. Ma io ho la copertura, io ero in copertura. C'è una manopola, sì, sulla pistola? C'è una manopola sulla pistola, chiaramente sì. Cazzo, cosa ho fatto? Come funziona questa roba? E te la lancio. Gliela prendo di mano e giro la manopola dall'altra parte. To the max! Esatto, e gli risparo. Vai, una bella prova di tinker anche tu. Allora, intanto io devo dirigermi verso il mitragliatore. Se questo qua torna evoluto, prende il mitragliatore e ci ammazza tutto. Tre dadi. Anche tu puoi usare il pride in qualche modo. La conoscenza è potere. Beh, è più di così. Cazzo. Sì. Via. Hai un successo automatico? Yes. E effettivamente hai girato la manopola al massimo, quasi fino a romperla, nella furia del oh mio Dio, che cazzo sta succedendo? Gli spari e vedi che si blocca e inizia ad abbassarsi sempre di più, diventando quasi molto scimmiesco, finché io non gli spacco una seta sulla schiena. No, porco. Vai, bella, sarebbe stato molto utile capire. Fai una prova di forza. Sì, sarebbe stata una prova molto utile, però la situazione. Forse. Ci sta, no? Poi nella scena il tizio che punta, spara, il tizio che sta cambiando, poi dietro. Che cazzo! Ma dai. Per vostra fortuna neanche uno. Dadini, prego. Via Dadini, 7. Cos'è il pride se vuoi, eh? Anche no, tu. Però... Prego. E... Lui lo manca. lui lo manca, ma perché si sta rimpicciolendo molto più velocemente di quanto lui si aspettasse. E tu stai continuando a premere, a schiacciare. Fino a che non vedi che lui sta diventando molto più piccolo. No, non sta un feto. Non sta diventando un feto. Sta devolvendo. Finché non diventa un protozoo. Finché non diventa una pappetta protocellulare per terra, una chiazza di tipo gelatina verde. A un certo punto diventa tipo un trilobite. Sì, per un attimo sì. L'hai fatto diventare melma. È un melmizzatore. È un melmizzatore. Posso provare a fare una prova di comprende per capire cosa sta cosa è successo? Sì. O quello che è. Sarebbe, in realtà sarebbe più tinker o ragazzi. Beh, per conoscere l'evoluzione, come è andata. Quello sì. I tuoi non genitori stanno scopando. Per collegarlo a quello. Sì, allora sì. Forse non dovevi vederlo questo e abbasso la manopola al... Cioè... 2-6. E uno lo uso per far capire a lui cosa è successo effettivamente. Okay. Il raggio ha devoluto... la persona fino a renderla la cosa meno evoluta che fosse ancora viva. Cazzo, perché voglio collegare il tempo di durata dello raggio. Perché non ti può uccidere. Perché quella roba lì è ancora viva. Adesso ho capito perché mi dicevi di stare attento alle lezioni di scienze e non ti ho mai ascoltato. Adesso l'ho capito. Questa è una situazione in cui la scienza aiuta. Lui lo sa già, visto che c'avrà i genitori che dicono l'evoluzione non esiste. No, loro si concentrano sul fatto che la Terra è piatta. Non c'è come, tipo... perché se guardi il simbolo dell'ONU è piatto, è la terra dall'alto, quindi sì, loro dicono infatti che le cartine rispecchiano perfettamente come è fatta, quindi quando si parla di planisfero bisogna togliere ma il sfero, ma già sbagliato anche quello plani. Perché in realtà sono solo figurazioni, in realtà le proporzioni sono diverse, proprio le proporzioni non sono veramente grosse così quelle che vedi nella cartina, perché l'hanno fatta piatta, ragazzi, realtà, potremmo concentrarci sul meccanismo, ma loro dicono che è piatta perché la terra è piatta, cioè la terra è una sfogliativa, vabbè, lasciamo perdere.
È un demermizzabilizzatore. È un devoluzionato. Vabbè, ti rendi anche conto che sia affetto. Quindi è inutilizzabile. C'è qualche altra arma? Il mitragliatore che ha fatto cadere il tizio. Prendiamolo. Prendiamolo. Sì. Mi sento più sicuro. Guardare in giro. Anche con il mitragliatore è molto pesante. Esatto. Non ha il coso dei proiettili. E ti sembra che abbia una specie di boccia della vernice spray davanti, attaccata al posto dei proiettili. È un super liquidator che però involve, penso. Potrebbe darsi. Vogliamo fare qualcosa per i tuoi genitori? Io volevo infatti guardare sul pannello se c'erano delle manopole da c'è da la manopola. Sì, sì, c'è la manopola della potenza. C'è da spegnere. In realtà ci sono diverse manopole. Puoi fare una prova o di Tinker o di Calculate. Io invece voglio cercare nella stanza. Tinker. Investigare. Io invece voglio fare la guardia. Tinker. Voglio fare la guardia nella direzione in cui è andato l'altro, proprio mettendomi lì col fucile. Successo. Tre successi. Meglio sti dadi. Già. E li hai presi apposta. Dai. Due successi. Ok. Allora. Un successo di Tinker sulle manopole. Tu riesci a capire che è una combinazione di diversi fattori. Mm-hmm. Perché a differenza della pistola che ha solo un alto basso, le manopole non solo decidono quanto potente è la cosa, ma anche che raggio ha e qual è l'età che colpisce le persone. Okay. Ti rendi conto che... Questo le manopole o il fucile? Le manopole, le manopole del pannello di controllo. Ti rendi conto che è stato settato per colpire solo gli adulti. Probabilmente tu che sei un astuto complottista... Sai che lo stanno facendo per poter rapire tutti i bambini, fargli il lavaggio del cervello, portarli in Russia e renderli dei perfetti comunisti. Perché gli adulti non ci saranno più. Sarà sicuramente così. Quindi devo... Come faccio a... Ah, vabbè, devo spegnere la macchina. E ti rendi anche conto di un'altra cosa? Che devono avere qualche cosa loro, o ce l'avevano prima di finire in una poltiglia verdastra, che li rende immuni a questa cosa. Io con i tre successi di investigare voglio cercare se hanno lasciato qualsiasi cosa in giro, se hanno possedimenti, zaini, appunti, tutto quello che si possono essere portati in questa stanza è appena limitrofo. Sì, allora, i cavi ti sembra che siano stati attaccati non da loro perché non è così recente l'aver montato tutto. E però hanno i piani, i blueprint del progetto, che sono firmati da la dottoressa Lena Hedway, che è una tizia che vive in paese che tutti parente lontana di sé dell'attrice che fa Cersei. Esatto. Lena Hedway. Sì, stavo dicendo non è così bella. E un po' tutti la odiano perché è una rompicazzo di quelle micidiali che inizia a tirarti un pippone gigantesco su quello che ok fai. E cosa ci capisco da lei l'ha costruito perché ci sono degli appunti di lato, questo è proprio stato scritto, gliela farò pagare adesso, li farò diventare scemi e dovranno tornare da me per okay, forza. Un po' vendicativa. E da quello che ti sembra di capire dalla cosa, uno, lei non si è resa conto che avrebbe colpito anche lei il macchinario, e due, che lei pensava che avrebbe avuto un effetto molto più blando. Qualche cosa di quello che è stato fatto a questo macchinario dai russi l'ha portato ancora... Ok, quindi i tizi hanno appunti di lei, non erano con lei? No. Ok, non è dalla sua parte? Non ti sembra. Altre possessioni? Altre possessioni, ci sono i documenti dei due. Scritti in russo? Scritti in russo. Documenti russi. Una merendina, anche quella russa, di cui non sapresti assolutamente merendina dire. Merendina russa. Ripiena di fame. Allora, ragazzi. Dimmi. Ho trovato qualcosa qui. Sì, io ascolto, ma intanto faccio la guardia. Perché con i miei due successi, uno, sto facendo la guardia efficacemente, due, il fucile non è su, cioè è su colpo singolo, non è su mitragliatore. Esatto. Altrimenti mi spacco le braccia. Ci sono dei documenti qui in russo. Che documenti sono? Non lo so, sono in russo.
Ma tu non lo capisci il russo? Sì, qualche parola. Ma non ci sono i sottotitoli? No, sono scritti, non ci sono i sottotitoli per le cose scritte. Si chiamano appunti o annotazioni in quel caso. Comunque, a parte quello, volevo dire, c'è questa tizia, Lena, la professoressa, che tipo ha creato questa roba. Sì. Però l'ha creato tipo per fare una vendetta con della gente. E era molto più piccolo, più basso, meno potente. E a quanto pare i russi gli hanno pompato la potenza e hanno preso pure la dottoressa dall'effetto del raggio. Perché lei è un idiota e... Beh sì, lei è abbastanza stupida. Perché bisogna sempre pensare che poi i russi ti fregano la tecnologia. Voglio vedere che adesso diventiamo noi gli eroi, dobbiamo salvare tutto il paese. Non se lo merita. Però credo che... Chissà come hanno scoperto queste cose, boh. Oh, ma se noi ti sventiamo tutto e salviamo tutti... E tutti lo scoprono, diventiamo degli eroi e non dobbiamo andare più a scuola. Non credo che funzioni così. Ma certo, ci vanno a fare un corso apposta militare per farci fare operazioni segrete speciali. Non credo che funzioni così. Dici tu. Secondo me ci mandano in un istituto. Io ieri ero in punizione, oggi sono scappato dalla punizione e sono qua in mano. E hai salvato la città. Esatto, e sono qua in mano con un fucile mitragliatore e non ho paura di usarlo. Magari se salviamo la città, va bene. Magari anche i miei genitori. Proviamo a spegnere questa macchina infernale. Giusto. Se sono un eroe, senti che si stanno avvicinando dei passi. Sono passi metallici. È metallo sul linoleum come si dice? O è suola di scarpa sul linoleum? No, ti sembra più metallo sul linoleum. Io penso che c'è un'arma improvvisata. Beh, delle robe ci sono, tipo attrezzi, le chiavi inglesi, cose del genere. Io provo a spegnere la macchina. Cos'è? Ok, è una prova difficile. Sì. E qua aumentiamo il grado di difficoltà, perché ci sono anche le prove difficili o difficilissime. Sì. Che servono due o tre successi. Okay. Questa è difficile. Io lo aiuto. Successi possono essere anche in più azioni, quindi magari ci metti solo di più a farlo. Però okay. Io tengo giù questa leva, quindi. E io intanto mi guardo attorno. Aspetta, solo una cosa. Sì. Se non lo fai nella maniera corretta, è possibile che il macchinario si bruci. Ok. Devi invertire la potenza nell'ordine giusto per invertire il processo, perché altrimenti rimarranno così come sono adesso. Cioè, come faccio a capire l'ordine? È tutto nella prova di Tinker. Ok. In più, se fai più 6 di quelli che servono, è meglio. Mentre loro hai tirato dado uno in più. L'ho fatto. Hai tirato il suo dado in più? Ah no. C'è solo 3 di Tinker. Sì. Ah! Ma io posso spendere il mio Pride per dargli un successo? Cos'è? Sì. Il mio Pride è mi faccio avanti per gli amici. Beh, vedi così. Quando io vedo che inizia dalla manovella che gira, inizia a fare pzz, 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 metto la mano, mi prendo io la scossa, che tanto ormai ci sono abituato. Cioè, no, questa no! E gliela rigiro dall'altra parte. Ok, due successi. Ok, riesce a invertire il processo e a invertirlo nella sequenza giusta. Ok. Mentre loro stavano facendo questa cosa. Oddio, non ci sarebbe fregato che fossero rimasti così, però. Mentre loro stavano facendo questa cosa, io stavo andando come si dice, dall'apertura del corridoio da cui sentivo arrivare i passi, dove c'era la porta, nella speranza che ci sia una porta, e stavo cercando se c'è una porta di chiuderla, se c'è un passaggio di barricarlo. Cazzo. Puoi spostare il tavolo davanti all'ingresso, ma se ha sradicato una botola di metallo. Allora quello che cerco. Dovremmo cercare di attirare anche l'uomo. Sto pensando la stessa cosa. Allora, quello che faccio è, portandomi dietro il fucile, farmi, cioè, praticamente andare. Domanda prima di tutto: erano due corridoi diversi, quelli dove era andato Growl e l'altro è quello da cui sta venendo il robot? Il robot è lo stesso. Cazzo, scappiamo. Da lì scappiamo. No, possiamo andare ancora più in profondità. Andiamo. È la stanza terminale, quella lì, no? No, ci sono altri corridoi che escono e vanno. Ok. E allora niente, io comincio a cercare di capire, mentre loro fanno questa cosa, cerco di capire quale potrebbe essere la via migliore per tornare indietro aggirandolo per altre vie. Ok. Vi addentrate ancora più in profondità nei tunnel del loop. Fino a che non vedete
un segnale di quelli gialli con il teschio pericolo di morte su una porta in fondo al corridoio. Io faccio il simbolo delle corna davanti al teschio con le... Io ti abbasso le cose. Mani, questo non mi sembra un buon segno. È sempre un buon segno. Io l'ho visto anche sui binari del treno. Non mi ricordo che ci fossero cose belle sui binari del treno o concerti rock. No, lo so cosa vuol dire. Cosa però vuol dire? È un simbolo che fa figo. Pericolo di morte. Ah. Oh. Sì. Beh, anche dall'altra parte c'è pericolo di morte. Davvero? Ma come sei tornato qui, il cane? Chiaramente non è morto, allora lo voglio. Senti, il mio oggetto iconico. Se lui non è morto, potremmo farci guidare da lui. Ma lui viene da dove c'era lì. Sì, però se è arrivato qui, evidentemente è passato da una parte che Robo non l'ha visto. Graul, portaci fuori. Non è molto addestrato, portaci fuori. Fuori, provo a convincerlo. Faccio una prova di charm. Lui si sta rigirando su se stesso. Ok, inseguendo la coda. Esatto. Ok, perfetto. Ok, allora. Stiamo una meraviglia. Allora, charm. Penso che sia una prova molto difficile. Tiro 4. Una prova di charm. Ok. Allora, 4 più 1, 5. Hai messo quello. Posso aiutarlo? Ah no, che deficiente. 2. Io sono bravo in charm. Ho tirato tantissimi più, dadi. No, davvero? Sì, ti aiuto. Sarà... Il cane si mette a grattarsi, a togliere delle pulci. Tipo piccolo aiutante di Babbo Natale. Sì, esatto, anche un ambolo di pelo. Con gli occhi appena appena divergenti. Esatto. L'allarme sta ancora andando. No, l'allarme è stato spento a un certo punto mentre eravate nella stanza. Ci sono qua da qualche parte degli altoparlanti? O qualcosa, tipo una cosa radio, qualcosa del genere. Beh sì, ci sono gli altoparlantini dell'allarme che vedi sono di quelli che servono anche come sistema di annunci interni. Ok, però non c'è, non si vede da nessuna parte una porta o qualcosa che porti a dove fanno gli annunci. Potreste seguire i cavi. Seguiamo i cavi? Sì, seguiamo i cavi. Aspetta, 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 forse il cane ha capito, guardate, sta andando... Torna indietro e ha un osso di nuovo, un femore umano in bocca. Forse, non c'era prima! Forse no. No, seguiamo i cavi. No. Seguiamo. Dove le trova tutte queste? Vabbè. È un cane. Sì, è vero. D'accordo. Andiamo. Seguite i cavi e dopo un po' di strada effettivamente vedete una porta. Su questo non c'è un segnale di pericolo di morte. La porta è aperta e ci sono delle scale che vanno al piano di sopra. Ok. E Profiensis, non dire a Claudio di uscire il tentacolo. Almeno questa anche volta non è metallo. Non suggerire, Sinove. Metallo e Cthulhu insieme, sono cose brutte. Hanno spento l'allarme. Forse era a scadenza. Troviamo il coso degli annunci. Io ti faccio vedere il Walkman. Dove c'è scritto Death Metal Megamix Power Manowar. 3 esatto, chiaramente 3 3 esatto. Ma prima c'è un 1 e un 2 cancellati, esatto. Sulle targhe, sull'etichetta, che è la classica compilation da adolescente. Va bene, io sono d'accordo. Figo, è vero. Facciamo suonare noi l'allarme. Esatto, facciamo ballare questa gente. Andiamo. Io non so dove siamo. Seguendo ancora un po' i cavi, vi trovate, siete all'interno di una struttura. Non è il loop, evidentemente, perché non ci sono le tipiche cose che vi aspettereste. Non ci sono gli sprip, non ci sono gli strop. Non ci sono i trip. Okay. Cosa? I cosa? I bip. Mi aveva perso anche il cervello. Era già uscito. Balle spaziali? No, mi sa di no. Adesso vado a sono circondato da stronzi. C'è uscito Spaceball, giusto? Abbiamo visto tutto. Chi l'ho questo fatto? Gioco lo devo giocare altre 20 volte. Chi l'ho fatto tirare 300? Io, è mio cugino. Esatto. Vai, dicevi? Se un anno è 87. Ancora... Oh! Basta, lo dobbiamo giocare per sempre. Cosa?
1987. Esatto, l'anno della Madonna. Tutto. È anche nato Jacopo Colò nel 1987. E comunque no, mentre siamo lì io gliela butto così. Allora dobbiamo cercare una cosa audio video per fare la cosa, così gli attiviamo gli sbrip, i beep e i beep. Giusto. Perché sono tutti stronzi, eh? No, perché io rido alla citazione. Andiamo. Chiaramente abbiamo visto la versione italiana. È chiaro, ovvio. Annunziatella. Perché Annunziatella? Che bello, ragazzi. Che bello. Cacarella. Abbiamo trovato un cazzo. Basta, smettiamo. Se c'è, però se c'è una porta sarà 1, 2, 3, 4, 5. Come la mia valigetta. Pronti? Trovate il la porta da cui a cui arrivano tutti i cavi che avete visto. Ah, ma quindi magari portano sistema di via. Che figata. Ok, pronti. Public announcement. Magari sono così tecnologici che hanno i CD. Ci facciamo un caso. No, i cassettoni quelli delle chiese che mettono per le campane, che sono dei cassettoni esatto. Grossi così. Okay, beh, entriamo. Pronti. Uno. Sneak. Due. Io gli apro la porta. E io punto. Tipo Rainbow Six, che quello sicuramente non è uscito ancora. Aprite la porta e dentro c'è un tizio che si è montato degli strumenti radio, mm-hmm. Ha attaccato dei cavi in giro per la stanza dappertutto, ha delle cuffie di quelle tipo da elicottero militare, per cui non vi può aver sentito, col microfono. E io faccio alto là, ma non mi sente. Non vi sente, è di spalle rispetto a voi. Io mi avvicino con la chiave inglese dopo di lui. Io mi avvicino invece con la mano tesa per fargli la presa per addormentare la Mr. Spock. Io stavo vedendo una botta in testa, mi fermo con la chiave inglese perché voglio vederla. La presa al collo la Mr. Spock. Esatto. No, guarda che è molto più sotto. Qui? Sì. Qui. Vai. Sente. Se non sviene entro un secondo io la chiamata. Sente una mano che lo tocca, si gira con gli occhi sbarrati. Schiaccia più forte! Bam! Una botta in testa. Forza! Non è testa, mente, perché no. Lo sto coprendo in testa. Fatto. Due successi. Con uno lo prendo in testa e con l'altra è che... Cos'è che puoi fare? Tipo posso farlo svenire? No. Beh, puoi farlo svenire, puoi non dover tirare per rifare la stessa cosa in futuro. Bellissimo. Adesso comincia a stordire gente a cazzo. Lui. Ma non è la stessa persona. In genere, no. Lo stesso pericolo, quindi. Ah, ok. Si è ripreso. Però immaginati la scena di lui che torna alla fine del curriculum e fa solo loro. Mi giro, gli lancio la chiave inglese e pum, e risviene. No, ma automatico. Anche, ma anche adesso, prendo quello. Anche adesso la scena del montaggio che c'è lui che smanetta tutte le cose. Lui tanto fa e tu. E giù. Sì, lo faccio me lo tengo per dopo. Ok. Intanto sviene e sentite le cuffie cadono, ovviamente sentite delle voci in russo che stanno parlando. C'è una cassetta, io gliela do a loro mentre io che sono il più grosso prendo il tizio, lo trascino in un angolo e gli do la cassetta. Le voci in russo dicono solo una parola alla volta e sono molto ritmate nel loro... Posso provare a capirle? Sì. Birigo. Ammazzi di merda. No. Non capisco, ma... L'unica cosa che riesce a capire è che lui stava scrivendo delle cose su un blocchettino. Ok. Gli do la cassetta a loro, io cerco di nascondere il tizio trascinando per la stanza e lascio un attimo. Quindi direi che attacchiamo i Manowar e li facciamo parlare con i russi dall'altra parte. Mi piace questo piano. Che sentano. Ok. La chi comanda se riesci mettilo anche esatto. Se riesci metticelo anche come colonna sonora. Sì metto tutto, cioè attacco il Walkman. Apri tutto. Apro tutto. Quindi lo sente il russo, lo sentono dentro il loop, lo sente il robot, lo sentono tutti. Mettiamogli Hail to England qualcosa. In realtà gli mettiamo la cassetta, quindi va. Esatto. Gli ACDC. Vai, fai una prova di Tinker. Dangete questi tre dadi, prima o poi qualcosa succederà. Ma scusa, come sono? Perché tre? Tu quanto hai di Tinker? Uno. Ah, uno. E due di Tech. Beh, però la conoscenza è nulla senza controllo. Sì, no, ma sono già usato. Beh, tu lo puoi aiutare, però. Vero. Visto che eri lì. Lui c'ha un dato in più. È vero. Beh, sì, io sono qua, sono lì.
Vedi? Basta poco, ciò. E la canzone in cui parte è questa. Ah, quindi. Ok. Ozzy. Parte così. Ai, ai. Via. In quel momento si apre la porta dello stanzino dove siete e il robot è davanti a voi. No. E vedete che nel momento in cui apre la porta tu hai attaccato il cavo in quel momento e hai schiacciato play sul Walkman. Il robot si mette le mani alla testa, inizia un attimo a vibrare e cade per terra con il fumo che gli esce dalle orecchie. La potenza del metallo, l'hai visto? Un ginocchio con il segno del metallo davanti alla faccia e faccio Ozzy! Il potere di Ozzy. Il potere di Ozzy. Però non sapete che cos'altro stia succedendo a questo punto. Però iniziamo a sentire Crazy Train che parte. E avete messo fuori uso il robot. Andiamocene da qui. Adesso possiamo scappare. Beh, allora abbiamo. Tu hai smontato. Hai fatto il. Dobbiamo tornare a vedere come stanno quelli che non sono i tuoi. E dobbiamo prendere lo scatolotto e portarlo alla polizia. Io prendo, altrimenti non ci credono. Gli appunti. Lo scrivo traduttore russo. No, come lo chiamo? Centralinista russo. Prendi il foglio. Esatto. Sì, sì. E giusto. Come lo sto segnando così. Di foglio, andiamo a prendere lo scatolo. Perché c'ho i documenti. Un attimo! C'ho i documenti russi, i fogli del tizio. Il mio alternatore della Chevrolet. Giusto! E lo attacco! Come se potesse succedere qualcosa. Io voglio che tu faccia tipo tre successi. Io l'aiuto, io l'aiuto. Anch'io. Hai altri due dadi, eh? Bene, perché con questi. Non hai fatto molto. Niente, no. Cazzo, no. Puoi usare la fortuna e ritirare tutto. È il momento di farlo. Sì, è il momento di farlo. 3, 2, 5. Sì, uso la fortuna. Quanti punti fortuna hai? 4. Vabbè, lo puoi fare 4 volte. Intanto il cane sta scavando. Nel linoleum. Nel linoleum. Ha fatto un buco nel linoleum. Ormai si è abituato. Lo sta mangiando? È vero, io mi ero dimenticato i punti fortuna. Posso spenderne uno per riprovare a tradurre gli appunti? Sì. Rifaccio. Cazzo, 12 dadi. Io ho fatto successo. Oh, cazzo, quanto successo. Ah, intanto sono numeri, sono sequenze di numeri. È una number station. Aha. La guerra fredda, che bella cosa. Fatto successo. E tu attacchi sto ambaradan, sta roba che hai preso dallo sfascia carrozze. E quando l'attacchi ti rendi conto che non è un pezzo di una Chevrolet. Ah, bellissimo! Che culo! Perché quando arriva energia al macchinario, il Walkman si spegne, il sistema di amplificazione si spegne. Un generatore di impulsi elettromagnetici. Sì. Ah, grande! Ho spento la città! On a crazy tour! Siete completamente al buio perché si sono anche spente le luci. Cazzo, si è funzionato bene. Io lo sapevo. Io mi riprendo la cassetta. Lo sfascia carrozze è il primo posto dove andare a cercare. Beh, comunque, ma saranno bruciati o sono solo spenti? Sei tu l'esperto. No, è evidentemente spento. Ok, allora io inizio a strappare cavi in giro, spaccare cose. Li do man forte. Sì, sì, sfasciamo tutto. Ora che non c'è più la colonna sonora, non vale la pena lasciarlo. Sono completamente d'accordo. E mentre usciamo dalla botola sempre, no? Spacchiamo anche il macchinario sotto. Tutto. Prendo, gli passo una chiave inglese, gli passo un martello. Questo lo so fare. La scena si taglia con voi che uscite dalla botola. Sporchi con della roba bruciaticcia. Con la chiave inglese messa in cintura tipo spada. Io con martello. Io con la rana di vetro che mi fa la barba. Tagli addosso perché siete andati addosso alle cose senza vedere. Certo, non vedevamo nulla. Cosa stavate facendo. Probabilmente io ho preso anche una martellata da qualcuno di loro. E siete nella foresta, quella fuori dalla botola. Prendere il coso tacchino, andare dalla polizia. Ho un'idea così prima, però. Hai avuto soltanto buone idee. Andiamo al lago, che è qua vicino. Uh-huh. Ci diamo una pulita e torniamo come se non fosse successo niente. Io non vorrei che fosse mio padre ancora lì. Lago? Ci ha tirato le chiavi della macchina. Vabbè, ma era 6 ore fa.
Hai mai provato a cercare un paio di chiavi nel lago? Sì, ma se forse ancora se lì è buio, non credo che sia ancora lì a cercare. Forse se n'è andato. Andiamo al massimo, dice perché? Ma no, ma se arriviamo più sporchi facciamo più effetto alla polizia. Ci hanno rapito i russi. Esatto, ma noi abbiamo sventato tutto, abbiamo sventato il piano, questo è il macchinario. Però non, non facciamoglielo dire a... No, no. A Lenny, perché se no non ci credono. No, glielo dite. Cioè, nel senso... Beh, ma questa volta ci abbiamo le prove, crederanno... Diciamo noi. Però il fucile nascondiamolo. Sì. Ce lo teniamo, lo mettiamo a nascondiglio e prendiamo la polizia. Giusto. Può diventare un oggetto iconico di qualcuno di voi. Lo teniamo. Lo teniamo col cazzo. Sì. I ragazzini col cazzo che l'avrebbero dato alla polizia. Sì, dici, ma scherzi? Ah, no, quello è un fucile di regressione. Eh sì, ce lo teniamo noi. Non lo sappiamo, è nostro. Non l'abbiamo mai usato. Lo useremo nella prossima avventura. Bellissimo. Quindi passiamo dal rifugio. Nascondiamo il fucile dentro la cassa della batteria. Quando uscite, vedete che gli adulti se ne sono andati tutti. È rimasto lì il coso? Sì. Me lo carico io. Mentre scendiamo in collina, se io non vedo nessuno. Posso vedere un attimo il fucile? Sì, certo. Mentre andiamo verso il condiglio, lo prendo, lo alzo, lo butto e faccio "Say hello to my little friend!" Ridacchio. È nostro, faccio, è tipo, nostro. Questo è il nostro tesoro, questa è la nostra ricompensa. Lo mettiamo nella cassa della batteria, tanto non lo usa nessuno. Sì, è vero. Ottimo. Quindi torniamo al rifugio e poi andiamo verso la polizia. Diciamo, secondo me si taglia la scena e non fa vedere la parte del rifugio. Sì, chissà, esatto. Se l'abbiamo... Perché così poi nel 2... Quando tornano lì qualcuno che cerca nella nostra batteria, diciamo, noi in realtà non l'abbiamo nascosto lì. Esatto, bellissimo. Ah, cosa importante, non posso mettervi nei guai al vostro nascondiglio a meno che voi non vi ci mettiate. Benissimo. Quindi andiamo verso la polizia. Arrivate alla polizia, all'ingresso c'è il poliziotto notturno, abbastanza scazzato. Signor poliziotto, che cosa c'è ancora? Dobbiamo... Sì, come? Avete finito le batterie del Walkman, va bene. Sì, sono finite a tutti le batterie del Walkman. Adesso non fatemi parlare ancora di questa cosa. A Loop c'è una cospirazione di spie russe che ci hanno rapito, ma noi siamo scappati e abbiamo sabotato tutto. Io gli faccio vedere i due buchi che ho ancora qui sollevando la maglietta. Ok, fai una prova di charm. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Non è vero qua. Sì. Perché Art 4. E puoi considerare che lui ti sta dando una mano. Oh, scusa, una cosa. Gli oggetti che abbiamo recuperato non ci valgono come dadi? Li stiamo usando, sì, come prove? No, io non sto usando gli prove, appunti, sì. Eh? Non li tiro fuori gli appunti. Però io il coso ce l'ho in mano. Sì, ma il coso è un tolotto di metallo che non ha scritte in russo né niente. Ma lui ha il coso del taser. Dove sì, la... E infatti è il dado in più che ha dato lui. Ok. La merendina. La merendina. Tiro fuori la merendina rossa. La merendina? E che cazzo? Me la passi? Vai. Quella la posso. La posso anche. Se la può anche fottere. Marsovski. Benissimo! Fortuna. No, l'ho usata. L'hai già usata? L'ho usata. Una sola. L'ho usata, sì. Per il padre. È il più vecchio. Eh sì, io più sei vecchio, meno fortuna hai. Io. Mentre lui è lì che non sa che cosa dire, io lo scanso. Ma tu non sei il vicino di quello che dice di non essere russo, ma tanto lo sappiamo tutti che è russo. Era una spia, infatti, era lì, sì, io ve lo dico, sì. Era una spia, va bene, sì, ma gli hai rubato le merendine, povero vecchietto. Torna a casa, restituisci la merendina e ma queste merendine se le sta facendo importare. Aspetta, era possibile avere merchandise russo? Non era impossibile. Però di solito era un... bastava come indicazione per essere un po' loschi. Sì. Cazzo, qua era. Però è una merendina. Merda. Io lo scosto. Jackie, sigaretta. Sì. Mi faccio vedere una sigaretta, tiro fuori mio. Wow. No. E ti prende la sigaretta di bocca. Queste cose non dovresti. Ehi, questa è mia. E ti riprende anche le sigarette a te. Tiro fuori il mio accendino. Anche quello non è bene che un ragazzino di 11 anni ce l'abbia. Dallo almeno a quelli più grandi. Gli faccio vedere la fiamma. Uso il mio oggetto iconico. Ok. Lo vedi, Don Chisciotte? Tu sei come Don Chisciotte. Non vedi la realtà. Forse questo basta. Tiro fuori gli appunti con la scritta russa e li apro davanti al tizio. Ok. Guarda almeno questo. No, non vedi che entra. Ah, e se non dovesse bastare questo, intanto immagino che i suoi occhi stiano scorrendo sulla cosa. Tiro fuori anche gli altri appunti. E
Basta, perché non c'ho. E? Ah, e i cavi, quelli del taser. E sai, sai cosa ti dico? Che se vai in, dov'è che abiti tu? Fra la quarta e la Jefferson Street, sì? Ok, probabilmente troverai un sacco di gente con strani segni addosso e con vestiti strappati e con contusioni, perché stavano facendo un casino, si stavano comportando in maniera molto strana attorno a questo. È suonato l'allarme alla fabbrica. Pregano tutti i giorni. Si è spenta la fabbrica per un attimo. L'abbiamo spenta noi. Sì, l'avete spenta voi, va bene. Perché sono stati russi. Sì. Sono stati russi o siete stati voi? Allora, noi siamo... Non ce la possono fare, gli adulti non riescono a capire. Porca. Quando le cose sono importanti. Poi se non sono stupidi in polizia non li prendono. E sai cosa ti dico? Senti, quelli intelligenti come mio fratello vanno nell'esercito. Chiaramente, sì. Come si chiama? Richard. Io mi spogliaccio. Senti, Richard. Allora, qui potremmo essere... Agente McCulley. Potremmo essere tre ragazzini che stanno dicendo un sacco di balle perché non hanno nient'altro da fare. Ci siamo anche. Hai visto illuminato sguardo di compressione? Dico, in effetti è vero. Sono molto propenso a crederti in questo momento. Abbiamo passato tutto il giorno a scrivere delle cose in vero russo, perché tutti e tre conosciamo il russo. Se qualcuno poi può fargli leggere a qualcuno che sa il russo, vede che sono tutti degli appunti su un macchinario di una dottoressa Lenardi. Anche quello ci siamo inventati. Come ci siamo. Mi sono ferito da solo con questi aghi, proprio qua, no? Perché sono, oltre che un ragazzino pazzo, sono anche un masochista. E questo l'abbiamo ti costruito. Ti guarda, sei un metallaro, quindi per lui sì, sei un masochista. E questo l'abbiamo costruito noi, chiaramente, perché se lo aprirete non troverete niente di strane tecnologie aliene. Però a questo punto fai tu un tiro, diciamo. Sì. Io lo aiuto. Psicologia inversa. Sì, sì, ti aiutano tutti e due. Ok. Non posso fare il lead per la gente, per fargli capire dove è veramente... Col suo accendino, secondo me. Tipo no. Voglio ispirarlo. No, il lead è proprio ispirare su quanto sia i tuoi stupido. Compagni. Ah, ok. Quindi charm, che è art. Sì. Mi dai una mano tu? Tutti e due. Ah, perché stanno parlando tra di me. Ok, perfetto. La banda fratelli. Porca fortuna. 1-1-1-1-2-3. Ma uso il mio secondo punto di fortuna. Zio Kang. Non li faccio vedere a Claudio. Quale Claudio? Uno. Tu. Un successo! Non è facile, eh? Porca puttana. Secondo me... E cerco di fargli capire poi magari quanto è assurdo che ci siamo inventati tutto quanto da soli. Facciamo magari... così. Queste cose intanto le lasciate a me. E io vado a vedere il tuo vicino di casa se è ancora a casa. È fidabile. Se è a casa gli faremo delle domande. È affidabile l'agente. È un agente di Boulder City, Colorado. Non è un agente dell'FBI. E andate anche dove c'è la recinzione. Anzi, e trovate la CIA in questo momento. Dove c'è la recinzione e troverete il buco. E certo non l'abbiamo fatto noi. Andate anche a casa sua e guardate se quelle persone hanno contusioni. Perché noi non raccontiamo balle. Sì, ma io lascio solo questa. Perché il resto non si sa mai. Potresti essere anche parte tu di tutto quanto. La cospirazione. Gli lascio gli appunti. Però mi prendo. Gli lascio solo la prima pagina degli appunti. Dei documenti e gli appunti, quelli con i numeri. Se volete gli altri, ci potete trovare a casa nostra, sua. Cosa. Cioè, tanto non scappiamo. Lasciate tutto qua e io vi prometto di andare a fare delle domande. Sia a lui che alla dottoressa. Ma se dovesse succedervi qualcosa lì, a lui e alla dottoressa. Cosa può succedere? Non c'è un altro collega? Sì. Non andrò da solo. Che ti fanno involvere. Non esce mai da. Non vorrei sembrare. Che coglione sconosco in coppia. Però magari il suo collega potrebbe venire anche qua un secondo a vedere questa roba qui, così siamo sicuri che almeno due persone l'hanno vista. Sai, a noi non ci credono molto di solito e lo guardo Brody un po' sarcastico. Arriva un tizio abbastanza grassottello, il tipico poliziotto americano che mangia più ciambelle che altro. Che c'è, Stan? Cosa abbiamo ancora qua adesso? Dei ragazzini, ancora i ragazzini. Cosa volete? Sigarette? Non vogliamo le pile? Abbiamo salvato la città. Non possiamo darvi sigarette. Ci sono stati degli incidenti. Non dovreste averne neanche voi delle sigarette. Ci sono stati degli incidenti alla fabbrica? Sì, lo sappiamo. Abbiamo sentito delle persone che parlavano in russo. Abbiamo trovato tra le loro cose questi. C'è degli appunti. Uno era una specie di centralino che stava parlando sempre in russo, perché ho visto un sacco di film, so che era russo.
e gli dico due parole in russo. E stavano stavano usando delle manopole all'interno dell'edificio e le persone si comportavano strano. E questi sono i numeri che hanno trascritto. Queste sono le ferite che ci hanno fatto. Faccio vedere tutti i tagli anche che non ci hanno fatto loro, dicendo che sono tagli che ci hanno fatto loro. Avevano un robot! E sapete cosa? Ed era tutto un esperimento della dottoressa. Sapete cosa vi dico? Voi non capite un cazzo. Noi abbiamo salvato la città, lo possiamo fare ancora. Non abbiamo bisogno di voi. Andatevene a fanculo. E me ne vado. Avevano un robot a cui non piaceva Ozzy Osbourne. A nessuno piace Ozzy Osbourne, ragazzino. Beh, noi il nostro... Dovrebbero proibirlo in radio quella porcheria. Noi il nostro dovere civico l'abbiamo fatto. Qui c'è tutto. A chi voglio sporgere denuncia per le ferite? Passa domenica mattina. Ma probabilmente poi non ci sono più segni. Sì, ma non ci sarò nemmeno io. Volete fare una foto? Importante. Una foto? E da 20, da una ventina di passi di distanza vi dico. Una di quelle foto segnaletiche. Non capiscono un cazzo. Sei troppo piccolo, non si fanno foto segnaletiche dei ragazzini di 12 anni. Ma devi farlo solo per la foto, non perché mi stai incarcerando. Non capiscono proprio niente questi altri. Qui ci sono le prove che ci sono i russi. Se non fate niente. C'è mio zio, no, che era mio padre, che lavora alla torre. Lui saprà più cose e vi faccio fare un casino incredibile, perché abbiamo fatto il vostro lavoro. Facciamo così, tornate con i vostri genitori e saremo più che contenti di ascoltare. Allora queste vengono con noi. Io prendo prendo il coso, tanto lo faccio studiare a lui, perché lui l'ha già sabotata. Lui ne sa più di voi. E me ne vado. Dai, io non lo seguo e mi riprendo anche la merendina. E su questo si chiude la puntata di Guerra Fredda. Questo gioco è bellissimo, sì, bella atmosfera, è gli anni 80. Super divertente, sì. Minchia, ma anche perché abbiamo visto adesso che negli anni 80 praticamente è uscito tutto. Nell'87 in particolare. E questo mi fa pensare quanto in realtà noi, tutti e quattro, con questo tavolo, siamo ancorati a quel tempo, ancora bloccati tantissimo in quel passato, perché porca puttana non è possibile, deve essere per forza una cosa psicologica, non è possibile che ci sia tutto il meglio di quello che è successo negli ultimi 35 anni. No, ma anche perché tu dici, cioè, alla fine il gioco tutto insieme è abbastanza semplice, la meccanica è semplicissima. Non è, sì, esatto, non è che sia realmente approfondita, però la nostalgia che ti viene fuori, sì, ma anche il fatto che giochi dei ragazzini, secondo me, e ci sono anche un sacco di cose che non ti puoi non aspettare, perché essendo 80 che non sono mai esistiti, ci può essere di tutto. Secondo me è molto bello perché puoi dire fare cose non plausibili. Ed è molto bello perché in ogni caso è strettamente ancorato a un mondo che ti ricordi con nostalgia. Sì, sì. Poi comunque gli anni 80 sono fighissimi in termini di come si dice, di possibilità di gioco, perché sei in un mondo nel presente, ma dove non esistono tutte quelle cose che rendono in generale il gioco più complicato: cellulari, internet, alta velocità, tutte quelle cose che fondamentalmente ti segano un sacco di situazioni. Beh, certo, qui sarebbe stato video in live stream. Beh, secondo me c'ha senso anche quello, chiaro, diventa una cosa completamente diversa. Certo. Lì anche sarebbe stato figo fare il video in live stream con sotto Ozzy Osbourne. Sì, però negli anni 80 il video con live stream era una macchina da presa. No, ma non negli anni 80. Tempi moderni. Tempi moderni. Però ti dico veramente bellissimo. Carichi direttamente su YouTube. Tempo la prossima puntata, i Men, i dominatori dell'universo. Se vi interessa, il gioco non è in vendita su Amazon. Su Amazon, se cercate Tales from the Loop, trovate il libro di illustrazioni che ha ispirato questo gioco, perché in realtà è venuto prima questo libro, due libri di illustrazioni di Simon Sternhag, che si è immaginato questi anni 80 norvegesi futuristici, e da lì è poi nato il gioco, che è stato fondato con Kickstarter. Infatti in fondo ci sono tutti ringraziamenti. Tutti esatto. Ringraziamenti divisi per Backers. No, per tipo di ragazzino che è stato scelto. Il più utilizzato, se vi può interessare, è il bookworm. Il secchione è quello più. Beh, perché è più troppo. Ma sono 5-6 pagine quasi di nomi di bookworm. Comunque lo mettiamo nelle note il link dello shop da cui comprarlo, che è quello della Free League, per cui lo comprate direttamente da loro. Yes. Arriva dalla Svezia, ci ha messo una settimana e mezza, due. Ma è partito negli anni 80. È partito negli anni 80, no, che non sono mai stati, però. Più che altro la cosa bella è che viene stampato apposta.
quindi non hanno un magazzino di roba. Il print on demand, ma è bello perché è un print on demand sia carta bene. Che copertina si è fatto molto è fatto mi piace anche la scelta della, come si dice, della carta opaca bella spessa. Questo? 45 compresa la spedizione. Vabbè, anche tanto messo. Per essere un print on demand di solito costa di più. No, ma poi comunque è di qualità proprio veramente alta. Sì, è fatto proprio bello. Comunque, noi ve lo consigliamo. Andate a lasciare una recensione yes. a 85 stelle. A 5 Walkman. A 5 Walkman. Andate a lasciare non solo la recensione ma anche dei commenti, andate a condividere il video su Facebook, andate a condividere la puntata. Oh yes. Ci vedo bene quando... una campagna comunque con questo tipo. Beh, il joke, qualcosa che all'inizio è uno stronzo è fatto poi... per essere giocato come campagna. Sì. Praticamente tipo Goonies saranno una decina di sessioni secondo me, non solo è pensato per essere usato a misteri, quindi ogni volta che risolvi un mistero, che possono essere due o tre sessioni, si conclude e si fanno le domande simili a quelle che si ma facevano. Ma tipo i Goonies l'avresti diviso in misteri o un mistero solo? Forse un paio. Un paio di misteri. Prima scopri trovare il segreto mappa e poi trovare, poi andare alla barca. Quindi sì, secondo me un 6-7 sessioni li fai i Goonies. Sì. Che bello. Ma infatti tornerà. Perché adesso ce l'ho e tornerà sicuramente. Sì. Andate a dare delle donazioni a FamboGDR o a QWERTY.it, yes. Diventate soci di QWERTY.it perché a settembre ci saranno delle novità per gli ascoltatori di Fumble che hanno fatto donazioni o che sono soci dell'associazione. Sono socio. Socio. E settimana prossima probabilmente non andremo in onda perché se continua a fare questo caldo riprenderemo. Torniamo allo stato protozoo anche noi nella merma rosa. Beh, in teoria la domenica dovrebbe iniziare a rinfrescare. Infatti non è ancora scolpito nella roccia, però diciamo che la possibilità di non andare in onda settimana prossima c'è, e quella dopo sicuramente non saremo in onda, quindi ci sarà dello iato, ma anche iato. Noi ogni tanto andiamo in vacanza. Ebbene sì. Esatto. Intanto perché in vacanza vedi il peggio degli italiani e quindi ti ispiri per la stagione successiva. Beh, i personaggi della stagione successiva. Io in realtà vado in vacanza ma lavoro per rifare il sito di Fumble, quindi vado perché, in vacanza per quel perché motivo. Fumble non si prende mai vacanza, soprattutto nella persona di Claudio, che quando non può dire dateci i vostri soldi bastardi si sfoga sulle miniature. Mancavano 5 anni al suo socio. Elio si è arrivato un po' dopo. Beh, 5 anni Non solo le miniature, ma anche le musiche. Ad esempio, la sigla di stasera è anni 80 apposta. Anni 80 apposta per Tales from the Loop. Ce n'è già un'altra pronta per la prossima puntata di Tales from the Loop. Con questo ci sentiamo alla prossima esatto. puntata di Fumble. Fumble. Andate a fumblegdr.it/shop. Fumble now. Fumble now. Fumble now.